Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. In scena il grande finale della seconda stagione di Clip, che sembra un po' una serie tv e in parte lo è diventata. Sono felicissima di eh, coordinare eh, questo momento di saluti e senza perdere tempo... Ehm, e senza oh, denaro pubblico, senza perdere tempo, e denaro pubblico ci dice subito la nostra direttrice. Apriamo questo evento dedicato alla professionalità. Oggi, pubblico e privato confronto, con gli indirizzi di saluto abbiamo la professoressa Elna D'Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Grazie, direttrice. Bene. Bene, per me è davvero un piacere portare i saluti a questo evento conclusivo del corso di aggiornamento Conversazioni di lavoro-impiego pubblico, di cui la collega Anna Zilli è direttrice. È eh, un piacere particolare perché, innanzitutto, è un corso che vede come protagoniste le colleghe di diritto del lavoro che animano la vita del nostro Dipartimento eh, da sempre, potrei dire. E mi fa anche particolarmente piacere, e che sono ovviamente membro del comitato direttivo di questa esperienza, e mi fa anche molto piacere percepire, ma lo so anche perché con Anna ne abbiamo parlato, tutto il lavoro a rete che c'è dietro questo corso di aggiornamento. Lavoro a rete che si percepisce chiaramente leggendo anche i membri del comitato scientifico di questo corso. E ovviamente questo tipo di iniziative non possono che essere assolutamente benefiche per il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, anche perché coinvolgono attivamente degli stakeholders che sono ormai dei partner abituali delle nostre iniziative. Ho qui al mio fianco la dottoressa Antonini della Scuola Superiore della Magistratura, l'Avvocato Sartori dell'Ordine degli Avvocati di Udine, abbiamo poi. I consulenti del lavoro che sono ormai eh, dei nostri partner abituali e anche la regione Friuli-Venezia Giulia. E questo è importante perché, non solo perché ci consente di orientare in modo sempre più aderente alle esigenze del mondo del lavoro la nostra offerta formativa, ma anche perché rappresenta uno stimolo alle nostre attività di ricerca e perché rende più effettiva e più efficace. Anche quella che in un gergo un po' esoterico si chiama attività di terza missione, ovvero sia l'attività di trasmissione dei risultati della ricerca a quello che è il contesto sociale di riferimento ed economico di riferimento. Il tema di questo incontro, e che è stato un po' anche un filo conduttore del corso, riguarda il tema della professionalità nel pubblico impiego, oggi messa a confronto con il privato. Questo è un tema, a mio sommesso avviso, di cruciale importanza, per cui penso che sia stata una scelta davvero felice quella di individuarlo come motivo conduttore del corso. È un tema su cui ho avuto modo di riflettere, in particolare l'anno scorso, quando ho avuto l'onore di essere membro del Comitato Scientifico per la valutazione dell'impatto delle riforme del PNRR sul capitale umano pubblico. E in quell'occasione ho riflettuto su alcuni dati che mi hanno abbastanza sorpreso con riferimento allo stato di salute dell'impiego pubblico in Italia. Noi tra i paesi europei siamo quelli che hanno il rapporto più basso tra eh, dipendenti pubblici e abitanti. Abbiamo un turnover molto molto lento, un ricambio generazionale molto molto lento, spesso non funzionale, nel senso che si continua a insistere su procedure di selezione basate su approcci meramente nozionistici. Se poi a questo aggiungiamo anche il taglio delle risorse che c'è stato anche sotto il profilo della formazione dei dipendenti pubblici e ci aggiungiamo che a volte la formazione magari non è tarata in modo particolarmente efficace, penso soprattutto al tema delle ICT, non possiamo stupirci se il pubblico impiego oggi, soprattutto per i giovani talenti cosiddetti, non è attrattivo. E allora da questo punto di vista ben venga anche il confronto con il privato. Non a caso tra l'altro uno degli obiettivi che si pone il piano nazionale di ripresa e resilienza è quello di riformare la pubblica amministrazione partendo proprio dal capitale umano che all'interno della pubblica amministrazione opera e rispetto al quale mi pare che le due chiavi di lettura principali siano due. Riforma dell'accesso e riforma delle competenze. E in questa prospettiva penso che questi corsi di aggiornamento abbiano colto perfettamente in realtà queste coordinate, e ehm, per questa ragione ringrazio Anna, ma tutte le colleghe del laboratorio lavoro che si sono spese per organizzarla, nonché tutti i colleghi degli altri Atenei che vi hanno preso parte, e auguro a tutti un proficuo lavoro. Grazie direttrice. Di nuovo senza indugio cedo la parola alla collega professoressa Valeria Filì che è qui in una super molteplice veste. In primo luogo, in quanto componente del consiglio di corso che mi onoro di condividere con lei, con la professoressa Brollo, il professore Boscati e il professore Renato Ruffini, gli ultimi due quote azzurre dell'Università di Milano, perché a Udine va così. La professoressa Filì interviene anche come eh, delegata del rettore alle pari opportunità e presidente del CUG del nostro ateneo. Grazie. Grazie alla professoressa Zilli e Anna per l'organizzazione di questo corso, visto che è l'animatrice di questo evento e anche di questa ultima lezione. Eh, porto i saluti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità contro le Discriminazioni e per il benessere di chi lavora e proprio per questo motivo abbiamo voluto dare il patrocinio a questa iniziativa perché quando si parla di professionalità si parla di benessere. Voglio ricordare che il nostro Ateneo dal 2014... Insieme ad altri atenei, eh, periodicamente, quindi sostanzialmente ogni anno, ehm, fa una sorta di sondaggio sul eh, il benessere o il malessere dei propri dipendenti, in particolare del personale tecnico amministrativo. Devo dire che ci sono anche atenei che hanno iniziato a sondare il benessere e il malessere lavorativo per quello che riguarda il personale docente ricercatore, con scarso successo perché c'è una scarsa partecipazione di noi eh, accademici. Ma in realtà secondo me il trend è proprio quello, fare una verifica su come viviamo l'ambiente di lavoro. E questo anche perché diventa sempre più importante in ottemperanza la Carta europea dei ricercatori. Voglio ricordare che il nostro Ateneo, proprio qualche mese fa, ha ottenuto la conferma della certificazione Excellence in Research, eh, proprio relativa alla Carta Europea dei Ricercatori. Quindi possiamo fregiarci di questa certificazione e del relativo marchio. E, eh, in questa certificazione eh, viene verificata proprio eh, l'ottemperanza da parte dell'Università rispetto a una serie di parametri che riguardano proprio l'ambiente di lavoro. E quindi in particolare è proprio specificato anche se si adottano i meccanismi eh, corretti, equi e trasparenti per migliorare lo sviluppo professionale dei lavoratori, intesi anche come ricercatori e ricercatrici. Quindi siamo anche orgogliosi di annunciare questo eh, l'ottenimento, la conferma di questa certificazione. Eh, chiudo eh, perché eh, voglio ascoltare i relatori, i relatori che sono colleghi e sono amici e quindi penso al professor Edoardo Ales. Eh, compagno di avventura anche eh, nella nostra Associazione Nazionale di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, visto che siamo insieme nel consiglio direttivo. Il professor Alessandro Boscati, anche lui compagno di avventura in questa esperienza eh, lunga e interessante. Poi il professor Enrico Gragnoli. Quindi ringrazio tutte e tutti e mi siederò ad ascoltarvi. Grazie alla professoressa Filia Valeria per questo intervento che eh, riporta il tema del benessere delle organizzazioni e del, quindi della nostra organizzazione al centro del discorso. Di un'altra organizzazione ora andiamo a parlare con la dottoressa Anna Maria Pecile della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza, Politica e Limmigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Una eh, partnership storica del nostro Dipartimento e sono felicissima di accogliere la dottoressa Pecile anche in quanto corsista del corso di aggiornamento Clip. Grazie dottoressa, a lei la parola. Esatto, e io porto i saluti e il ringraziamento innanzitutto della direzione per aver avuto l'idea di, di coinvolgerci in questa iniziativa e appunto io ho avuto modo parzialmente di partecipare come corsista perché eh, gli impegni lavorativi sono pressanti e devo dire che l'ho trovato estremamente interessante, estremamente interessante, molto utile anche per noi che diciamo noi come dire pratichiamo il lavoro pubblico, e sono rimasta impressionata dal vedere quanto studio c'è, cioè su quello che noi pratichiamo, cioè noi facciamo contratti, facciamo leggi, facciamo circolari, facciamo pareri, ma non abbiamo il tempo purtroppo di a volte riflettere adeguatamente su quello che facciamo. Ecco, quindi seguire qualche pomeriggio queste conversazioni l'ho trovato veramente, veramente interessante perché anche per noi sarebbe fondamentale ogni tanto fermarci e capire meglio, approfondire meglio quello che stiamo facendo. Ecco. Quest'anno la partecipazione cioè, è stata un po' come dire sperimentale perché è il primo anno, il prossimo anno intendo sicuramente coinvolgere più collaboratori perché la trovo veramente un'esperienza molto utile anche, anche per noi, quindi grazie ancora per averci coinvolto. Davvero grazie all'autoressa Pecile che da oggi è la nostra promoter per cui eh, sempre, la, adesso facciamo una clip di clip con lei che consiglia la frequenza del corso di aggiornamento. Ehm. In questa occasione abbiamo anche consolidato un altro rapporto storico che è quello con la eh, Scuola Superiore alla Magistratura nella eh, referenza territoriale della nostra Corte d'Appello di Trieste. La rappresenta la eh, dottoressa Irma Giovanna Antonini, giudice del Tribunale di Udine. Ringrazio l'Università di Udine per l'organizzazione di questo incontro e in particolare la professoressa Anna Zilli che si è fatta promotrice di questa iniziativa coinvolgendo la Scuola Superiore della Magistratura in questa iniziativa molto interessante. E trovo, mi complimento per il formato individuato che vede l'alternanza di eh, relazioni a interventi e un dibattito e per l'interesse del tema. E reputo di fondamentale importanza anche la collaborazione tra le università e vedo infatti che eh, a questo ciclo di incontri hanno partecipato università di ogni parte d'Italia e anche i vari seminari si sono tenuti un po' in tutta Italia. E altrettanto importante eh, ritengo sia che la formazione eh, prosegua anche durante la vita lavorativa di ciascuno, quindi che partendo dalle aule dell'università, eh, prosegua poi eh, quale momento di arricchimento individuale e professionale per tutti noi. E, mh, mi auspico, ma non dubito, che eh, questo incontro conclusivo di questo ciclo e di, mh, di incontri eh, veda poi un proseguo anche negli anni a venire. Bene, grazie ancora e buon lavoro. Grazie dottoressa, e sembra un po' la profezia che si autoavvera, perché, ma lo ricorderò dopo, siamo partiti con un progetto ambizioso, abbiamo iniziato immaginando sette anni di clip, temo non vi libererete mai di noi a questo punto, grazie dottoressa, e ehm, ora la parola alla mia presidente, alla eh, avvocata Raffaella Sartori, del presidente dell'ordine degli avvocati di Udine, ehm, che ringrazio sempre per l'attenzione che ha per i nostri eventi Presidente Sono io a ringraziare voi, a ringraziare l'Università di Udine e in particolar modo oggi te, la professoressa Zilli perché eh, la collaborazione che ormai si è instaurata tra Ordine e Università è direi arricchente e soprattutto la partecipazione ai vostri convegni è sempre arricchente e stimolante Se fin dai titoli perché quando io oggi stavo venendo qua, eh, mi interrogavo un po' sul titolo del convegno di oggi, la professionalità oggi, e allora mi chiedevo, la professionalità, cosa vuol dire essere professionali oggi? È, so, come posso descrivere la professionalità? Parlo della mia categoria, ad esempio. Allora pensavo, sicuramente, per essere professionali, io ritengo che bisogna essere, sentirsi adeguati al ruolo che si ricopre, e per sentirsi adeguati, Penso che sia scontato, abbastanza banale dire che servono le competenze adeguate, ma eh, servono anche gli strumenti adeguati. E vi faccio questa riflessione: perché mh, si sta assistendo nell'ambito dell'avvocatura un fenomeno abbastanza preoccupante. Eh, L'ultimo rapporto Censis eh, dell'avvocatura registra un eh, calo, un abbandono della toga, per, eh, si lascia la professione per. Eh, dedicarsi al lavoro pubblico quindi moltissimi sono colleghi che hanno intrapreso la strada poi dei concorsi anche ovviamente con un eh, proprio un cambio di prospettiva perché numerosi sono i colleghi che, ad esempio che da essere avvocati si ritrovano dall'altra parte quindi quali cancellieri ci sono stati numerosissimi con, eh, concorsi per per cancellieri che sono stati ricaperti dagli avvocati. Devo dire che Udine è un'osi felice perché noi abbiamo avuto un calo molto leggero, neanche del 2% in questo settore, però a livello nazionale il problema è importante, tant'è che nel 2022 le eh, cancellazioni hanno superato le iscrizioni. Allora, quali possono essere i, eh, le cause di tutto questo? Sicuramente eh, le, il problema, la situazione economica incide. Però eh, devo essere sincera che sentendo un po', vedendo anche quelli che sono i report delle interviste, un altro fattore molto eh, importante è la difficoltà di, della professione o del singolo professionista di adeguarsi ai continui eh, cambiamenti burocratici, amministrativi. E questo eh, è un problema che deve essere preso in considerazione, in particolar modo per i giovani perché eh, bisogna consentirgli di avere le strutture per poi poter, le capacità per poter affrontare anche le riforme continue, che eh, in cui purtroppo siamo, siamo coinvolti, ma anche il rapporto con eh, la pubblica amministrazione, che molto spesso è, 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 è difficile, perché la carenza di organico ti porta poi a dei rallentamenti professionali molto importanti. Quindi questi sono degli spunti di riflessione, di cui mi piacerebbe poi conoscere i pensieri di tutti, però per quello dicevo, tornando e concordo con la professoressa, che professionalità forse è stare bene, sentirsi bene, per sentirsi bene è proprio bisogno avere una struttura a 360 gradi completa, sia... Struttura, struttura interna ma anche struttura esterna di appoggi e sostegni da parte anche forse dello Stato. Grazie. Grazie Presidente e ultimo ma non ultimo, sono felicissima di avere qui con noi il dottor Alessandro Meneguzzi, consigliere dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro che rappresenta qui e che... Ehm, è un altro degli affezionati partner del nostro, del nostro Dipartimento. Grazie. Sì, grazie a voi. Infatti, oltre a essere consigliere presidente del Sindacato dei Consulenti del Lavoro per la Provincia di Udine, sono anche un ex allievo di questo ateneo. Perciò sono felice di essere il testimone del rinnovamento collaborativo tra la mia professione e le istituzioni accademiche. Porto i saluti del mio ordine professionale e del sindacato che presiedo e porto anche dei dati che ci riguardano da vicino. Eh, attualmente infatti più di tre quarti delle imprese dell'Unione Europea dichiarano di avere difficoltà a trovare lavoratori con le competenze necessarie, il 77%, e mentre solo il 37% degli adulti intraprende regolarmente attività di formazione. In tema di pari opportunità poi l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società mostra che le donne eh, sono... Beh, insomma mostra che in Europa 4 adulti su 10 e una persona attiva su 3 non dispongono delle competenze digitali di base eh, mentre solamente un esperto informatico su 5 e un laureato in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica su 3 sono donne perciò benvenga l'anno europeo delle competenze 2023 e che auspica il coinvolgimento entro il 2030 del meno il 60% degli adulti in attività di formazione e un'occupazione pari del meno 78% della popolazione adulta e benvenga un'iniziativa come quella odierna ehm, alla quale non faremo mai mancare il nostro supporto. Grazie. Mentre ci sistemiamo ehm, vi porto i saluti dell'intero comitato scientifico di CLIP, nelle persone dei professori Davide Casale, Mario Cerbone, Filippo Livelli, Elna Pasqualetto, Angela Riccardi, Antonio Riccio, Alessandro Riccobono e... Ultima ma prima per entusiasmo e adesione sicuramente la professoressa Anna Troisi. In questi anni abbiamo costruito un percorso corale in cui ci siamo sentiti tutti a casa del lavoro pubblico. In questo eh, momento finale del clip di quest'anno proviamo a sfidarci ancora di più e come lo facciamo? Provando a intersecare lavoro pubblico e lavoro privato. Se il tema è la professionalità... Nessun altro può aprire questi lavori se non la professoressa Marina Brollo, mia maestra e che mi onoro di introdurre oggi. Grazie. Grazie, grazie Anna, grazie alla professoressa Zilli ed è con ecco vero piacere e orgoglio che introduco la conclusione di questo percorso del secondo ciclo di clip. Ho partecipato al battesimo del primo clip e quindi sono orgogliosissima di partecipare ugualmente alla conclusione di questo secondo turno. Eh, che cos'è Clip? Ma già lo si è capito, è una cosa importante, è un corso di aggiornamento che eh, costruisce una rete eh, inedita tra tutti i docenti che si occupano di questo tema che era un tema un po' di nicchia, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ma che sta diventando sempre più importante. Ed è bello farlo con queste conversazioni di lavoro e di pubblico impiego, è bellissimo farlo su questo tema della professionalità nella pubblica amministrazione perché lo abbiamo già capito dai saluti introduttivi che questo tema tra modifiche normative e rinnovi contrattuali è al centro del cambiamento. Non a caso, non a caso. è Il 2023 lo abbiamo già ascoltato, l'anno europeo delle competenze. Quindi azzeccata la scelta del tema nel momento giusto. Eh, mi associo ai complimenti alla direttrice e ai magnifici dieci di questo corso che ci regalano appunto questi camei così preziosi. Partiamo confrontando eh, la professionalità, la professionalità oggi tra pubblico impiego e lavoro privato. Innanzitutto, oggi cosa vuol dire parlare di professionalità oggi? Qual è il contesto giuridico di riferimento? Ma dobbiamo tener conto che eh, proprio in quest'anno scadono, festeggiamo i 30 giorni, i 30 anni eh, dell'inizio della privatizzazione delle pubbliche amministrazioni. La svolta, lo ricordate, è iniziata nel 92-93 con le famose leggi Bassanini, ed è dapprima concretizzata nel famoso decreto 29 del 93. Eh, che poi a mano a mano è cresciuto con una stratificazione alluvionale fino a confluire nel mastodontico decreto 165 del 2001, ormai elevato a testo unico sul pubblico impiego, anche se non ha veramente quella natura. Trent'anni dunque, trent'anni sono tanti, tanti soprattutto perché è stato un percorso accidentato in cui la privatizzazione a volte avanzata, a volte arretrata, anche con forme, diciamocelo, di strisciante ripubblicizzazione, anche con forti discontinuità a seconda, diciamocelo anche questo, a seconda del colore dei governi in carica, ma non c'è dubbio che 30 anni dopo possiamo fare un bilancio consistente, significativo. È chiaro dove stiamo andando. Dove stiamo andando? Che sì, abbiamo la privatizzazione del pubblico impiego, ma, ma è una privatizzazione fatta a tappe e soprattutto è e rimane una privatizzazione a metà. Cosa intendo dire? Ma diciamo che mh, ho maturato questa riflessione soprattutto a seguito di un convegno a cui ho partecipato nel febbraio eh, del 23, un convegno dedicato a questo trentesimo anniversario, eh, dedicato al professor eh, Garilli, il presidente della nostra associazione. E nell'ambito di questo convegno di discussione, di bilancio sulla riforma del pubblico impiego è risultato evidente che è stata una... Privatizzazione di tipo speciale. Cioè che non è stata l'idea normale di privatizzazione, l'idea originaria quella di riportare i pubblici dipendenti alla casa comune, quindi alle stesse regole del lavoro privato. No, non è stato questo perché? Perché il legislatore ha duplicato le regole privatistiche, ha duplicato la disciplina privatistica, ha Curvato la privatizzazione a misura di pubblica amministrazione. Quindi ci troviamo con un doppio regime privatizzato, ma uno vale per i lavoratori del settore privato e l'altro per i lavoratori del settore pubblico. Seppur c'è un momento comune importantissimo che è la giurisdizione. Quindi il fatto di avere una giurisdizione comune davanti allo stesso giudice ordinario. È un elemento importante di unione e anche di scambio di interpretazioni e di eh, una disciplina che copia l'una dall'altra, che si meticcia, che si eh, ibrida. Dicevo, eh, è una privatizzazione di tipo speciale e lo si vede soprattutto nei blocchi principali di normativa differente. Pensiamo alla dirigenza, pensiamo alle regole della contrattazione collettiva. Perché questa diversità di regole se tutte appartengono all'ambito privatistico? è perché ci stiamo rendendo conto che rimane diversa la logica aziendale, diversa la razza perseguita dal legislatore quando detta regole per il lavoro pubblico. E quindi, e quindi ne deduciamo che permane un'ontologica differenza tra il datore di lavoro pubblico e privato. E questa differenza non c'è dubbio, è figlia dell'organizzazione differente del lavoro pubblico e del lavoro privato. Ecco, questo credo che sia un elemento di contesto socio-economico che va tenuto presente nell'analizzare analizzare, interpretare la disciplina del pubblico impiego. Dov'è che si vede la diversità della disciplina privatistica? Beh, non c'è dubbio, tocca proprio il nocciolo duro del rapporto di lavoro. Il titolo quarto eh, del Tupi, del decreto 165 del 2001, è tutto declinato in maniera differente, prevede regole diverse. Ma in particolare, guardando il tema della professionalità, non c'è dubbio che è diversa la disciplina delle mansioni, come recita la rubrica dell'attuale articolo eh, 52 del Tupi che è una disciplina che va letta, oggi, va letta oggi nel contesto del nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale, quindi va letta oggi tenendo conto della riforma Madia del 2017, va letta oggi quindi tenendo conto che bisogna programmare in ragione delle competenze e delle capacità personali che si ritengono necessarie. Ma che differenza c'è tra il 52 e la disciplina privatistica? Eh, il percorso è stato molto interessante perché è stato un percorso eh, di andata e ritorno, nel senso che eh, mi ricordo benissimo, nel 1993, quando si discuteva eh, di come fissare le regole per le mansioni nel pubblico impiego, il modello di riferimento era sicuramente l'articolo 2103 del codice civile, allora nella versione scritta dall'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori. Ecco, quindi non c'è dubbio, il punto di partenza è che... Pubblico nel scrivere le regole, le scrive in modo differente ma accoppiando questo modello di riferimento, il 2103. Ma mano a mano che si consolida la disciplina pubblicistica, questa a sua volta diventa il modello di riferimento per il privato, per l'ambito privato. Abbiamo cioè un'inedita operazione di fertilizzazione incrociata, di copiatura a. Ha uh, sequenze differenti tra pubblico e privato. Quando è che il privato copia dal pubblico? Copia con il Jobs Act. Jobs Act 2015, l'articolo 3 del decreto legislativo 81 del 2015, cosiddetto codice contratti. Nel, Nell'articolo 3, nel riscrivere l'articolo 2103 si copia il pubblico. Non a caso l'articolo 3 ha come rubrica la stessa rubrica dell'articolo 52, sempre disciplina delle mansioni. Quindi l'idea è copiare dal pubblico. Eh, poi l'articolo 3 nel riscrivere l'articolo 2103 eh, resuscita la rubrica vecchia dell'articolo 2103. Eh, quella che fa riferimento alla prestazione di lavoro e anche lì è un segnale, è un segnale che si vuole recuperare alcuni poteri del passato, si vuole superare il periodo statutario, si vuole superare l'articolo 13 dello statuto e quindi si vuole una disciplina in cui risaltano, vengono rinforzati i poteri del datore o meglio, o meglio, le regole sono affidate in larga misura alla contrattazione collettiva, così come avviene nel settore pubblico. Quindi abbiamo due norme, l'articolo 52 e l'articolo 2103, che si rincorrono, che hanno alcuni elementi in comune, che saranno interpretate dallo stesso giudice, che entrambe rinviano per quanto riguarda la mobilità. Orizzontale, lo use variant in orizzontale rinviano la contrattazione collettiva, ma con delle differenze. Il 52 conserva la parola magica che c'era nel vecchio 2103, conserva la parola equivalenza, ma non la applica nello stesso modo largo cui era applicata nel privato, ma la applica solo come equivalenza formale, non sostanziale, quindi come equivalenza che fa riferimento all'inquadramento fissato dalla contrattazione collettiva. Eh, non solo, ma eh, tra le due norme ci sono poi queste grandi differenze per quanto riguarda le regole degli altri tipi di mobilità in verticale, nel senso che la mobilità verso il basso Mentre nel privato, dopo il Jobs Act, è eh, disciplinata con delle regole specifiche ed è allargata questa possibilità, nel pubblico rimane una via bloccata, una via di regola bloccata, quindi non si può affidare lavoratori a mansioni inferiori a meno che siano accessorie. Così come molto, ma molto diverso è il percorso per la mobilità verticale ed è lì che si vede l'organizzazione, lì che si vede l'impronta pubblicistica, mentre nel privato è ammessa, è libera e c'è anche un avanzamento automatico, nel pubblico invece è ammessa solo in casi tassativi e soprattutto quello che per me è l'elemento che fa la differenza tra pubblico e privato è che nel pubblico c'è un'irrilevanza dell'esercizio di fatto delle mansioni superiori. Quindi la grande differenza che rimane tra le regole del pubblico e privato è che eh, appunto nel pubblico l'effettività, quello che succede in concreto rimane irrilevante, rimane quindi un elemento che non conta, che non rileva e questa secondo me è un'incrostazione del risalente sistema pubblicistico. Ora discutiamo su entrambe, per entrambe queste norme il dilemma cruciale è... Ma in che misura queste norme tutelano oggi la professionalità? In che misura in modo particolare nel pubblico impiego questo bene giuridico, questa sintesi di valori elevati, di libertà, di dignità, di identità professionale, questo valore che è posto al crocevia tra la persona e l'organizzazione? In che modo, dicevo, nel pubblico viene sacrificato all'altare del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, che sappiamo essere i pilastri che, reggono, eh, che sorreggono l'articolo 97 della Costituzione? Ecco, questo è il dilemma che affrontiamo oggi e che affidiamo ai nostri relatori, eh, tenendo conto che... Ehm, anche qui c'è un'altra differenza. Nel pubblico non si menziona quell'obbligo di formazione che invece è maturato nel settore privato e questo è un silenzio pesante. È un silenzio pesante che tuttavia può essere attenuato ragionando sulla piena esigibilità delle mansioni laddove il lavoratore non colpevolmente non sia in grado di svolgerle. Ecco quindi direi che l'oggetto principale, eh, il problema della professionalità oggi nel confronto tra pubblico e privato riguarda eh, soprattutto gli ambiti della professionalità contrattata, gli ambiti della professionalità classificata dalle parti sociali e quindi di quella flessibilità funzionale nuova che è prevista dai contratti collettivi. E questo è molto importante perché questi ambiti non servono solo, come era tradizionalmente, come unità di misura per eh, calcolare il compenso, la retribuzione, ma servono soprattutto per dirci quanto è largo il debito negoziale e quindi dovremo necessariamente ragionare in tem sul tema dell'oggetto del contratto di lavoro nel pubblico e nel privato. E poi non c'è dubbio che in quest'ambito la flessibilità funzionale mette in gioco i poteri del datore, cioè dei dirigenti nel pubblico impiego e quindi sicuramente un altro tema importante sarà quello della responsabilità dei dirigenti. Ecco, non ho dubbi che i nostri amici colleghi relatori ci illumineranno su questi che sono i dilemmi irrisolti della professionalità oggi. Grazie. Un ringraziamento di cuore alla professoressa Brollo per questa eh, bellissima magistrale introduzione, non che non ce l'aspettassimo. E eh, devo dire che eh, questo percorso mi permette di agganciare i due percorsi clip. Il primo l'abbiamo dedicato al reclutamento, perché? Perché dovevamo partire da lì. Lo ricordo a me e al partner in crime, professore Voscati, che è qui al tavolo. E quando ci siamo interrogati sulla partenza, non, non abbiamo mai pensato a un discorso istituzionale sulle fonti, abbiamo pensato a un discorso pratico che partisse da dove bisogna partire. E abbiamo parlato per un anno, dieci appassionati incontri pandemici all'epoca online esclusivamente abbiamo parlato di, ehm, di reclutamento di canali di accesso alle amministrazioni da lì poi una volta che questi lavoratori sono entrati nelle pubbliche amministrazioni è venuto quasi spontaneo occuparci del tema della professionalità devo dire che anche il legislatore ci ha messo del suo con le riforme di questi anni e devo dire che anche le parti sociali ci hanno messo del loro. Con i rinnovi contrattuali siamo già alla seconda tornata, al secondo giro di rinnovi dei nuovi comparti riscritti eh, recentemente. Manca il comparto eh, istruzione, università e ricerca, ma per quello, come si dice, c'è sempre tempo. Il percorso di CLIP è nelle nostre intenzioni come comitato scientifico e come consiglio di corso un percorso sia didattico che di ricerca. Didattico, questo eh, lungo tragitto ci ha portati a esplorare, e lo riguardo insieme a voi, un lungo cammino che è andato dalla professionalità come diritto alla qualifica. E professionalità eh, come equivalenza alle mansioni, ha toccato i contratti collettivi, la mobilità professionale, le progressioni di carriera, l'esercizio di fatto, le mansioni, la novità delle elevate professionalità, si è spinto al di là delle colonne d'Ercole ed è andato a toccare, credo in una delle pochissime eh, incursioni ed escursioni che la dottrina ha ehm, riservato a questo, si è occupato anche di pubblico impiego non privatizzato per poi andare ai temi già evocati dalla professoressa Brollo, esercizio di fatto delle mansioni, professionalità del dipendente pubblico, danno alla professionalità del lavoratore e giungere oggi a questo confronto fra pubblico e privato. Dicevo che questo percorso è un percorso di didattica ma anche di ricerca: tanto che clip esita diventa sempre un'opera che cerca di rimanere, rimane online nella versione, eh, nella versione filmica, quindi nella registrazione di questi eventi. Tutta l'annata, la prima annata di clip è disponibile su Play Unude un altro regalo della professoressa Brollo all'Ateneo e ehm... Quest'annata sarà disponibile una volta conclusi anche i lavori di oggi. Perché abbiamo fatto questa distinzione? Perché questo corso è stato un corso di aggiornamento a cui si sono dedicate, e guardo di nuovo la dottoressa Pecile, eh, persone professioniste, professionisti, e li vedo in sala con grande fatica e grande impegno, ai quali abbiamo voluto riservare un anno di visione e rivisione dei temi. Poi però Clip si apre alla collettività e diventa un patrimonio condiviso, filmico, dicevo, ma anche scritto. I primi due volumi di Clip sono usciti nel 2022 e già ho, abbiamo quasi le bozze. Guardo al tavolo. Abbiamo quasi le bozze dei volumi di quest'anno. Allora, ehm, sono onoratissima di condividere questo palco, questo tavolo con i relatori di oggi. E credo che, ehm, oltre ad aver parlato molto, tanto come faccio di solito... E non debba rubare altro spazio alle relazioni che ci stanno aspettando. La prima è dedicata all'oggetto del contratto di lavoro, le simmetrie e le differenze nel sistema pubblico e in quello privato. Il nostro primo relatore è il professor Enrico Gragnoli, ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Parma. Sono lieta e onorata di ospitarlo a Udine e gli cedo la parola. Grazie. È un vero piacere essere con voi a Udine e ringrazio la professoressa Brollo, la professoressa Filì e la professoressa Zilli, neoincitrice di concorso, per l'ospitalità. Io capisco tutto, però anche costringere, i partecipanti al, o costringere o indurre i partecipanti al corso a vedere due volte le relazioni mi pare che potrebbe essere considerato una tortura, quindi io capisco che quando la Zilli e boscati si mettono insieme le disgrazie sono incombenti, ma anche rivedere la finale di Champions League con l'auspicato successo del Manchester potrebbe essere rivista più volte, ma le relazioni mi sembra che insomma rientriamo nel novero dei comportamenti illeciti, quindi io dissuaderei partecipanti al corso a indulgere in questa attività. Oh, invece sono rimasto entusiasta quando sono arrivato perché eh, c'è lì il simbolo dell'AIL, la Sforense, che tra le tante disgrazie che capitano nella mia vita è la più intensa, la più problematica e la più delicata. Quindi se gli avvocati presenti fossero così cortesi da frequentare il corso dell'Ailas Forense, da valutare, di aiutarci partecipando all'associazione, la mia venuta a Udine, anche se infruttuosa dal punto di vista scientifico, avrebbe comunque portato un risultato. Il tema che mi è stato affrontato mi riporta agli anni della gioventù, che è il primo libro che scrissi quando ero ancora un giovane di belle speranze, cosa che nessuno direbbe adesso. La Marina ha introdotto da par suo e ha posto i termini concettuali del problema. Trent'anni dopo l'inizio di questa avventura della cosiddetta privatizzazione, scopriamo, a causa di una lunga serie di provvedimenti, e anche di decisioni giurisprudenziali, che ci troviamo due diritti privati del lavoro. Ci troviamo un diritto privato del lavoro nell'impresa, nelle associazioni, nella famiglia, negli enti pubblici economici, e ci troviamo un diritto privato del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Poi ci troviamo il diritto pubblico del lavoro che riguarda i professori universitari, gli ambasciatori, i magistrati, eccetera. La prima domanda che viene spontanea, Allora, la prima constatazione che viene spontanea è che 30 anni fa si era partiti da presupposti opposti, e si era parlato di unificazione, tendenziale unificazione, sostanziale unificazione, ricomposizione del quadro normativo. A fronte di questa constatazione, che è molto evidente, i quesiti che sorgono spontanei sono quali siano state le motivazioni di questa scelta progressiva del legislatore e se questa scelta del legislatore sia proficua o non proficua. Terzo quesito è come dobbiamo trattare i due rapporti, quali sono i rapporti reciproci. Ecco, il primo quesito in realtà è probabilmente sbagliato, non, non, non c'è stata una scelta consapevole del legislatore, ci sono state una lunga serie di provvedimenti normativi basati sul terrore del nuovo da parte dei pubblici impiegati che hanno attenuato le notevoli novità occorse nel lavoro privato e hanno portato alla codificazione di un regime che è privato, che è basato sul codice civile, basato sul sistema privatistico, basato sul contratto, ma che è un regime diverso da quello del lavoro privato nell'impresa. seconda domanda è se questo risultato sia proficuo e qualche dubbio. Avrei qualche dubbio perché eh, non ha molto senso, voler essere sinceri, una privatizzazione nella differenza. E contraddice la strategia che era stata enunciata tra il 92 e il 93. Se i due rapporti dovevano rimanere diversi, forse potevano anche rimanere pubblico il rapporto del lavoro pubblico e avere al suo interno delle progressive trasformazioni che lo portassero verso un, un regime eh, diciamo, più paritario di quello tradizionale del rapporto di lavoro pubblico post Unità d'Italia o, o post provvedimenti normativi adottati nell'ordinamento corporativo o anche dopo il testo unico del 56-57. L'idea di avere due sistemi privatistici tra loro completamente differenti sorprende. Sorprende. La privatizzazione della differenza è un dato oggettivo, francamente, ci vuole un certo coraggio a dire che sia stata un'evoluzione positiva. Di certo, non è un'evoluzione che rafforzi l'ordine della disciplina che rafforzi la facilità di comprensione della disciplina, che faciliti l'intervento giudiziale e che porti elementi di chiarezza e di solidità nell'approccio sistematico. Terza domanda, qual è il problema tra i due rapporti? Qui avete, perché questo dibattito è stato fatto al convegno in onore del professor Garilli a febbraio, avete due sostenitori di tesi opposte, perché il professor Ales, che si è eh, fatto un intervento molto, molto apprezzato al convegno di Palermo, nega che esista un rapporto di specialità tra il rapporto di lavoro privato e il rapporto di lavoro pubblico, sulla base di, dopo lo dirà lui, insomma, sulla base di una norma che è espressa del decreto, ma lo so già perché ho già sentito Palermo, quindi, però non voglio levargli la possibilità di esprimere le sue idee. No? Io invece, insieme ad altri, sostengo che ci sia un rapporto di specialità perché, secondo me, la, il, quello che conta è il criterio storico. Il contratto nasce come istituto centrale del rapporto di lavoro privato. Nel momento in cui il contratto individuale collettivo è esteso al rapporto di lavoro pubblico, tutte le differenze che il rapporto di lavoro pubblico presenta, che sono tantissime, e che sono. Eh, che stanno progressivamente aumentando, devono essere viste nella logica della specialità del rapporto e quindi del trattamento derogatorio per i lavoratori pubblici. Dice la professoressa Broli, tutto ciò aiuta il buon andamento della pubblica amministrazione e qui credo che la risposta, e dopo entriamo nel merito del problema dell'oggetto del contratto, che la risposta non possa essere univoca. Cioè credo che la risposta si scomponga nella valutazione delle tante differenze, si scomponga nell'analisi dei tanti motivi di differenza sulla struttura e sulla disciplina delle fattispecie negoziali e che di volta in volta la risposta porti a conclusioni diverse. Detto questo, inquadrato seguendo osservazioni del tutto condivisibili e perspicue della professoressa Brollo, il tema nello scenario sistematico complessivo, oggi parliamo di un argomento, l'oggetto del contratto, le mansioni, la modificazione, perlomeno io, alle spalle degli dirigenti, la modificazione dell'oggetto del contratto in cui le differenze sono presenti, sono meno clamorose, se si può usare questa espressione, che in altre aree della disciplina del contratto. Perché, a torto o a ragione, nel 2015 il legislatore del contratto di lavoro nell'impresa, ma non è esatto, nell'impresa, comunque nelle strutture private ha adottato il modello del lavoro pubblico e l'ha applicato nel lavoro privato. Io uso un'espressione che è un gioco di parole, è anche un po' uno scherzo, dico che ci sono un, contratto, un diritto del lavoro privato privato e un diritto del lavoro privato pubblico. Se accettate questa impostazione, che è anche un po' una battuta, è anche un modo un po' di sottolineare le incoerenze del sistema normativo, diciamo che... Per una volta il diritto del lavoro privato-privato ha preso spunto dall'impostazione del decreto 165 del 2001 e quindi col decreto, con le riforme del 2015 ha aderito al modello del diritto del lavoro privato-pubblico, di cui oggi ci occupiamo. Primo problema, qual è l'oggetto del contratto? E qui troviamo uno dei temi di maggiore singolarità del contratto di lavoro, sia nel diritto del lavoro privato privato, sia nel diritto del lavoro privato pubblico. Il fatto che per specifica previsione normativa abbiamo un contratto, attenzione, probabilmente i contratti più diffusi nell'ordinamento italiano 21 milioni, probabilmente 22 milioni di lavoratori subordinati privati circa 3 milioni di lavoratori subordinati pubblici più o meno quindi 24 milioni di contratti di lavoro in essere in Italia in questo periodo abbiamo 24 milioni, di tra i 24 e i 25 milioni di contratti di lavoro in cui alla stregua dei criteri sull'oggetto del contratto l'oggetto è indeterminato perché alla stregua della disciplina sull'oggetto del contratto in generale, l'oggetto deve essere determinato nel momento della stipulazione e non è ammessa una successiva specificazione affidata a uno dei soggetti del contratto con atti unilaterali. Nei nostri 25 milioni di contratti di lavoro subordinati, privati e pubblici, noi abbiamo norme, articolo 52 del decreto 165 del 2001, articolo 2103 del codice civile, che prevedono che l'oggetto del contratto riguardi le mansioni definite al momento della stipulazione e tutte le mansioni successive che rientrano nella stessa posizione di inquadramento che il datore di lavoro determini nel corso del contratto. Quindi, un riferimento selettivo ai contratti collettivi e l'attribuzione di un potere di specificazione dell'oggetto nel corso del rapporto attribuito al datore di lavoro. Ma! La costante giurisprudenza di legittimità, fuori dall'ambito del contratto di lavoro subordinato, evidentemente, dice che l'oggetto del contratto non può essere determinato nel corso del rapporto e soprattutto non può essere determinato per un atto unilaterale. Abbiamo, se mi consentite, la battuta, un derogone, una derogone. Cioè il contratto, il contratto più diffuso probabilmente nel nostro ordinamento deroga al sistema generale del codice civile sul punto fondamentale. La determinazione successiva dell'oggetto del contratto, che è unilaterale e libera nell'ambito della posizione di inquadramento stabilita dal codice civile. Si può a lungo discutere sulla coerenza di tale previsione con il, le, la tutela dell'interesse del datore di lavoro. Devo dire nel lavoro privato si può poco discutere perché non c'è neanche un precedente giurisprudenziale, ce n'è uno o due di merito, uno di Roma, uno di Milano, poca roba. Quindi in realtà dopo il 2015, per quanto le sentenze arrivino con un po' di ritardo rispetto all'attività negoziale delle parti, però sono passati otto anni nel lavoro privato, tutti questi datori di lavoro che si alzano la mattina e che cambiano l'oggetto della prestazione lavorativa sono ancora da trovare. Ci sono precedenti nel rapporto del lavoro pubblico, dove il legislatore nel 2015 qualche riflessione l'avrebbe dovuta fare, dove il contesto è molto diverso rispetto a quello diciamo dell'impresa e di tutte le organizzazioni che hanno dietro all'impresa. Perché? Perché sono tutti impiegati. Gli operai sono pochissimi. Le le mansioni sono molto più omogenee non completamente omogenee, le mansioni disomogenee che richiedono specifiche competenze e eh, attività effettivamente settoriali, sono spesso affidate a persone con apposita qualificazione, l'infermiere è scritto un albo, il medico è scritto un albo, il quello che fa la fisiologia, il fisiatra è scritto un albo, il tecnico di radiologia è scritto un albo, gli avvocati, gli ingegneri, i geometri, gli architetti sono iscritti ad albi professionali, quindi non è che possono prendere il primo che passa e fargli costruire questo palazzo, perché evidentemente occorrerà l'iscrizione all'albo. Quindi le professionalità differenziali, settoriali, spesso richiedono una specifica qualificazione. Quindi il problema del mutamento dell'oggetto del contratto non si pone, si può prendere un avvocato e trasformarlo in un infermiere e viceversa. E quindi, da un lato pochissimi operai, dall'altro lato iscrizione all'albo che ristringe il potere della pubblica amministrazione, i casi di modificazione dell'oggetto che nel lavoro pubblico ci sono e hanno portato a varie sentenze della eh, Cassazione. Eh, riguardano situazioni di conflitto tra il datore di lavoro e il lavoratore. La giurisprudenza le ha risolte in modo costante nello stesso orientamento. L'equivalenza dopo il 2001, articolo 52 del decreto legislativo del 2001, nel lavoro pubblico a natura formale, il potere del datore di lavoro è incondizionato, osserva giustamente Marina, è l'obbligo di formazione, però in realtà nelle sentenze che sono emerse l'obbligo di formazione non veniva fuori perché quasi sempre erano modificazioni in cui il lavoratore riusciva ad adattarsi, non rilevano le propensioni soggettive dell'impiegato pubblico. Io mi voglio occupare di tributi ma non mi voglio occupare di personale. Io ho accettato l'assunzione perché il bando di concorso prevedeva questo oggetto del contratto che sarebbe stato stipulato. L'oggetto non mi piace. Ora, si potrebbe a lungo discutere. Una norma si fatta che libera il potere organizzativo entro questi limiti della pubblica amministrazione, che lascia il lavoratore esposto a trasformazioni dell'oggetto del contratto che vanno contro le sue propensioni individuali, crea conflitti o crea efficienza? Probabilmente una risposta assoluta non esiste, probabilmente a seconda della situazione può creare l'uno l'altro, diciamo che qualche perplessità viene spontanea. Nel lavoro privato ha maggior ragione. Perché le emozioni sono molto più diverse. Molto più diverse. Ma anche nel lavoro pubblico qualche perplessità viene spontanea. Il meccanismo per realizzare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e trasformare l'attività lavorativa del dipendente in contrasto con le sue convinzioni, in contrasto con quello che desidera fare. Il decreto legislativo 165 del 2001 pone un potere unilaterale di identificazione dell'oggetto in contrasto con la disciplina generale sul contratto, quello che vale per la compravendita, il mutuo, il contratto di lavoro autonomo, il mandato, eh, non rileva per il lavoro subordinato, cioè una parte che stabilisce qual è l'oggetto. Le prestazioni che deve rendere il lavoratore, quindi quanto di più personale esista, sono stabilite dalla controparte, sono stabilite dall'altra parte. Il fare, che comunque lo si veda, è espressione della persona. Ed è il movimento intellettuale, manuale che la persona fa, l'agire della persona, è definito nelle sue componenti professionali dall'altra parte. Ci sono problemi teorici, ci sono anche problemi organizzativi che si potrebbe dubitare fortemente nel fatto che il potere unilaterale di stabilire l'oggetto della prestazione porti efficienza, ma la giurisprudenza, compresa quella di legittimità, è sempre stata granitica. Molti lavoratori sono andati davanti alla Suprema Corte sostenendo fondamentalmente che non volevano svolgere le mansioni a loro affidate e diverse da quelle convenute nel tanto nel momento della stipulazione del contratto quanto nel superamento della selezione propedeutica, hanno tutti perso e l'equivalenza in senso formale è rimasta vincolata. Attenzione, questo aspetto è poi diventato patrimonio anche del lavoro privato, quindi questa... Capacità delle clausole dei contratti collettivi di definire i limiti della modificazione dell'oggetto della prestazione, con una differenza fondamentale, con un, un, un problema fondamentale, e cioè nel che anche nel dibattito giurisprudenziale molto spesso è sottostimato. Nel lavoro privato il tema della corrispondenza tra l'attività lavorativa e l'inquadramento è disponibile. Il datore di lavoro può modificare l'inquadramento in senso migliorativo e lo fa tranquillamente e molto frequentemente. Quando la mia segretaria ha qualche problema familiare, personale, di volta in volta mi chiede, usando un'espressione tecnica ovviamente non è che si esprima così, ma ho un superminimo o una qualifica convenzionale. E tutti i datori di lavoro italiani prima o poi si sentono chiedere ho un superminimo o una qualifica convenzionale. Nel lavoro pubblico sono illeciti. È illecito il superminimo, non è il tema di adesso, ma è illecita la qualifica convenzionale. Tema che è stato ripreso da recenti sentenze, devo dire la verità, inaugurate dalla Corte d'Appello di Bologna, eh, che ha visto la soccombezza di un nostro collega, soprattutto a proposito della transazione. C'è una contestazione sull'inquadramento del lavoratore pubblico, quindi il lavoratore pubblico ritiene di aver svolto mansioni superiori all'inquadramento, quindi chiede le differenze retributive, ovviamente non può chiedere l'inserimento nella qualifica superiore, ma chiede le differenze retributive, si può risolvere il problema assegnandogli la qualifica superiore, si può fare una transazione con cui si dice, tu dici che sei stato inquadrato nella qualifica A. Noi riteniamo che le mansioni rientrino nella qualifica B e quindi risolviamo il problema, anzi no, al contrario, tu dici di essere nella qualifica B, noi riteniamo che sia nella qualifica A, eh, tu dici di avere diritto a differenze retributive degli ultimi cinque anni, noi risolviamo il problema e diciamo che da ora in poi tu rientri nella qualifica B. La giurisprudenza costante della Cassazione ha ritenuto la transazione nulla perché il tema della corrispondenza tra mansioni e inquadramento è inderogabile a opera della contrattazione collettiva ed è anche indisponibile persino in sede transattiva. Tutte le transazioni che hanno avuto per oggetto l'attribuzione di una qualifica diversa rispetto a quella che sarebbe spedita al lavoratore si sono concluse con la declaratore di nullità della transazione andiamo a vedere ai fini delle differenze retributive se cioè hai torto hai ragione ma la transazione è nulla tema molto avvertito in Emilia Romagna in cui molte pubbliche amministrazioni hanno fatto questo con risultati disastrosi perché hanno buttato via molte somme per, per spese legali e hanno ricominciato le controversie dall'inizio questo punto merita di essere sottolineato perché potrebbe sfuggire a un esame distratto della fattispecie. Nel lavoro privato privato l'oggetto è stabilito dal contratto e con successivi atti unilaterali del datore di lavoro che cambiano l'oggetto nell'ambito della posizione di inquadramento. Ma sull'identificazione della posizione di inquadramento il potere negoziale delle parti è pieno finora sono inserito nella seconda qualifica e voglio andare nella prima. È un contratto perfettamente valido, è una qualifica convenzionale. Nel lavoro pubblico non esiste la qualifica convenzionale e il rispetto della posizione di inquadramento è norma cogente e cogente anche la clausola del contratto collettivo che definisce le posizioni di inquadramento. Con la conseguenza di una forte limitazione del potere negoziale individuale delle parti che deve corrispondere non solo ai criteri legali, ma a maggior ragione ai criteri dei contratti collettivi. E qui si apre il problema della modificazione, non in senso equivalente, delle mansioni, e cioè della dequalificazione e delle promozioni. Diciamo. Di questi problemi cerchiamo di approfondirne uno per, per, per eh, dedicare più tempo al, al, al problema che è quello fondamentale in questa fase storica, eh, e cioè le cosiddette progressioni verticali. Agli altri accenniamo sinteticamente e poi eh, eventualmente, eh, se qualcuno ha qualche quesito, eh, rispondiamo alle sue domande. Dal punto di vista della dequalificazione, siccome le qualifiche sono inderogabili, se io acchiappo il lavoratore e gli faccio fare mansione di una qualifica inferiore, la partita è già chiusa, commetto un comportamento illegittimo. Da qui si apre il problema dell'esistenza di un danno risorcibile. Problema che in realtà non è molto diverso nel lavoro pubblico dal lavoro privato perché è un problema che attiene al tema dell'allegazione, della dimostrazione del danno e che quindi ha carattere trasversale, investendo soprattutto la ripartizione dell'onere di allegazione e dell'onere della prova e che quindi attiene a questioni per cui è relativamente indifferente la struttura normativa in cui si inserisce la violazione. Sottolineo solo... Due aspetti sulla giurisprudenza di legittimità. Il primo aspetto è che qualche problema, sezione del lavoro della Cassazione, ce l'ha, perché in un altro intervento tenuto a Bologna qualche anno fa ho sottolineato che si era ritenuto, che si dovesse presumere il risarcimento del danno e che il risarcimento del danno eh, non presupponesse alcun onere specifico di allegazione del pregiudizio e tantomeno un onere della proa nel caso di un ignoto dipendente di un'acciaieria che per un certo periodo da capo reparto era stato messo a Ice Capo Reparto. Questa sanzione si è detto, il danno si presume, il danno è in re Ipsa, c'è cioè un danno alla professionalità, c'è cioè un danno all'immagine, eccetera. C'è un piccolissimo problema che c'è una sentenza esattamente opposta. Che riguarda, eh, in cui invece si è ritenuto che non ci fosse, ci fosse un onore specifico di allegazione, che l'onore non fosse stato assolto, che non fosse stato spiegato dove stava il diritto all'immagine, che non l'esione dell'immagine, che non fosse stato spiegato dove stava il, il pregiudizio arrecato, quindi la Cassazione ha ritenuto fondata la sentenza della Corte Territoriale che aveva negato il risarcimento del danno per difetto di allegazione di prova del signor Giancarlo Desisti vice campione del mondo di football campione europeo che da un certo punto era diventato il direttore sportivo della Lazio e che era stato dequalificato e allora se noi riteniamo che si presuma il risarcimento del danno per un ignoto caporeparte di un'acciaieria non applichiamo lo stesso criterio a una delle persone più note nel gioco del calcio che era il direttore sportivo della Lazio che andava in televisione tutte le domeniche sera o tutti sabati sera probabilmente la Cassazione qualche riflessione sulla sua giurisprudenza la dovrebbe fare. Forse mi perdoneranno i giudici presenti, anche i presidenti di sezione dovrebbero un pochino leggere le sentenze perché pensare che si presuma per un ignoto eh, caporebardo non si presuma per Giancarlo De Sisti che andà in televisione tutte le settimane, forse qualche problema di coerenza della giurisprudenza c'è. Però questo è un problema trasversale. Eh? Infatti dirà che sono stati fortunati, non hanno pagato il risarcimento del danno e con quella somma hanno comprato immobile. Però questa è una visione, come possiamo dire, unilaterale del problema. Giancarlo De Sisti, qualche parolaccia la deve aver detta, insomma, anche il suo avvocato forse qualche parolaccia l'ha detta. Il secondo, questo primo tema, cioè il secondo problema è una giurisprudenza invece che la dottrina non ha molto intercettato, che invece oramai è diventata consolidata della sezione del lavoro, che distingue, ormai è una serie di sentenze tutte uguali, la dequalificazione dallo svuotamento e che attribuisce, a seconda che uno faccia il dipendente dell'acciaieria o il direttore sportivo della Lazio, oneri più o meno estesi ma tutti riguardanti la dequalificazione e che dica che quando invece c'è lo svuotamento eh, questi oneri non ci sono facendo coincidere lo svuotamento con la mancata adibizione a qualunque attività quindi quando tu non lavori non esplodi attività, naturalmente non in senso assoluto qualcosa faranno ma sostanzialmente la tua prestazione è rifiutata quel punto si introduce, no? il concetto dell'automaticità eh, del risarcimento come lesione della dignità personale, ricollegandola all'articolo 4 e all'articolo 35. Un po' la dottrina avrebbe potuto, sotto, o forse farà, insomma, no? sottolineare questo tema che si è radicato soprattutto nel lavoro pubblico, ma che in realtà è applicabilissimo anche nel lavoro privato, che non vedo molte differenze, e mi pare questo invece un orientamento molto meritevole di apprezzamento e molto ispirato a buon senso. Eh, nel lavoro pubblico non esistono ipotesi di dequalificazione legittima e non c'è né la dequalificazione unilaterale né la dequalificazione consensuale, prevista dall'articolo 2103, però è un po' scontato perché se è indisponibile il, il, il diritto che nasce dai contratti collettivi in ordine all'identificazione dell'inquadramento non ci può essere una dequalificazione né unilaterale né consensuale. Arriviamo alle promozioni. Non mi vorrei occupare per arrivare un po' alla sintesi di tutta la giurisprudenza, secondo me è molto condivisibile, sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori. Diritto alle differenze retributive, nessun impatto sull'attribuzione della qualifica, e d'altronde se è disponibile. Non è che un comportamento del datore di lavoro può comportare l'attribuzione di una qualifica superiore, diritto pieno alle differenze retributive, diritto pieno al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive, eh, irrilevanza del modo attraverso cui le mansioni superiori sono stabilite, perché comunque al limite opera l'articolo 2126 del codice, del codice civile, irrilevanza del percorso. Motivazionale o del mh, procedura attraverso cui l'amministrazione le attribuisce, mera rilevazione di fatto dello svolgimento delle mansioni superiori, tutela economica piena, nessuna tutela dal punto di vista dell'attribuzione eh, della qualifica. Due possibilità di progressione stabilite dai contratti collettivi. Le progressioni cosiddette orizzontali, cioè un livello economico diverso all'interno della qualifica, le progressioni verticali, e cioè la modificazione in senso migliorativo della qualifica. E qui arriviamo al nodo, quando è uscì l'ultima stesura del decreto legislativo 165 del 2001 e soprattutto uscirono i contratti collettivi del 98 e del 99, la dottrina fu unanime e cioè ritenne che anche in materia di progressioni verticali si trattasse di contratti di diritto privato con giurisdizione del giudice ordinario. Con una struttura della procedura selettiva diversa da quella sulle progressioni orizzontali, ma con la stessa natura giuridica delle progressioni. Tutti prima o poi, nella vita loro, incontrano qualche disgrazia, incontrano qualche sconfitta. Fu la Waterloo della dottrina del diritto del lavoro. Forse Waterloo è anche, cioè tutto sommato, un paragone. Perché tanto la dottrina di diritto del lavoro era unanime: attenzione! Non è che la dottrina impazzì, si alzò la mattina, scrisse la prima goccia, cioè era esattamente quello che gli autori dei testi normativi volevano. Quindi la dottrina ha tradotto l'intenzione soggettiva del legislatore. Quanto la giurisprudenza non l'ha ascoltata in modo completo e ha detto il contrario. Per passare da una qualifica all'altra occorrono concorsi di diritto pubblico che riguardano una nuova assunzione e che comportano la eh, giurisdizione del giudice amministrativo con l'implicita conseguenza per cui le clausole dei contratti collettivi che prevedono il contrario erano tutte nulle. In particolare ci fu una causa riguardante gli ispettori, una causa, centinaia di cause, riguardante gli ispettori dell'ispettorato del lavoro. Eh, in cui per una serie di ragioni che non merita qui ricordare la Cassazione si occupò di centinaia di ricorsi inerenti alla procedura di selezione e considerò del tutto infondate le pretese dei lavoratori ritenendo che la, la clausola che aveva previsto il, la, la progressione fosse nulla perché erano concorsi interni mentre siccome si trattava di qualifiche diverse doveva essere spletato un concorso pubblico in modo tale che i lavoratori in servizio competessero con i neolaureati, con i neodiplomati, competessero con coloro che si affacciavano al mercato del lavoro. E la Corte Costituzionale, seppure con qualche oscillazione, con qualche diciamo, tentazione di assecondare il legislatore statale o regionale in casi insomma, un po' particolari, ha confermato che ai sensi dell'articolo 97-98, per progredire, per ottenere una diversa qualifica e non semplicemente un diverso livello economico all'interno della qualifica, bisogna superare un concorso pubblico con giurisdizione del giudice amministrativo. Attenzione, chi ha torto, chi ha ragione. Cioè io ho riletto, Alessandro e Lanna mi hanno invitato a fare questa relazione, mi sono andata a riprendere. Quello che avevo scritto nel 2001, il 2002, io adesso avevo ragione, non è che mi sono pentito di quello che avevo scritto. Poi, poi è chiaro che, quando, a un certo punto eh, la, la, la posizione della giurisprudenza è costante da, da vent'anni, uno è che si stanca un po' di combattere, insomma, no? Anche Don Chisciotte, a un certo punto, capì che era un mulinamento, insomma, no? a un certo punto disse beh, bisognerà che evitiamo di combattere con i mulinamenti. Ma eh, quindi l'orientamento della giurisprudenza: l'orientamento della giurisprudenza ha secondo me un punto molto debole che la giurisprudenza non ha mai esaminato. La giurisprudenza sia della Cassazione, sia della Corte Costituzionale sia dei giudici di merito si trincera dietro l'articolo 97 e 98 della Costituzione, ci vuole il concorso pubblico. Il che attenzione ha degli elementi importanti, quindi la tutela dei neo, dei, dei, di coloro che vogliono competere dall'esterno, la tutela dei giovani, che sono poi i nostri studenti che vengono dall'università, la tutela dei giovani che si diplomano, quindi la competizione di coloro che sono all'interno delle pubbliche amministrazioni con chi cerca una prima occupazione, l'idea che la prima occupazione non debba essere necessità, di necessità in livelli di quadramento bassi perché questo scoraggerebbe i diplomati, soprattutto i laureati, li spingerebbe tutti verso il lavoro privato, quindi depaupererebbe dal punto di vista professionale. Queste però sono osservazioni fondate, sono osservazioni perspicue, sono un po' sociologiche. Dal punto di vista strettamente giuridico il problema è che la Cassazione e la Corte Costituzionale dicono che la modificazione della qualifica ha carattere innovativo. E cioè che se io cambio la qualifica il contratto subisce una novazione. Questo però è un'affermazione fideistica, nel senso che non ha nessuna motivazione. E, francamente, desumere dall'articolo 97 e 98 della Costituzione, il fatto che in caso di cambiamento della qualifica ci sia un effetto innovativo, beh insomma mi sembra. Un bel salto logico, come si fa a dedurre dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, dalla centralità del concorso pubblico, l'effetto innovativo del mutamento della qualifica. Cioè il legislatore è obbligato a prevedere l'effetto innovativo del mutamento della qualifica. Attenzione, con tutto quello che questo comporta, quando si cambia la qualifica bisogna rifare il patto di prova. Quando si cambia la qualifica non si può andare al mare. Perché bisogna esaurire le ferie nell'ambito del primo rapporto, perché l'effetto innovativo. Comporta che nell'ambito del secondo rapporto il computo delle ferie ricomincia. Se uno è assunto il 14 giugno, tutta la famiglia sta a casa, nessuno va al mare, nessuno va in montagna, non ci sono ferie da godere. Beh, e nell'articolo 97 e 98 della Costituzione dicono questo. Cioè io capisco che l'interpretazione dei principi costituzionali non è l'interpretazione di qualunque testo normativo, ma voi ricavate questo divieto di andare al mare in caso di mutamento della qualifica dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, che è quello che succede nelle pubbliche amministrazioni. Poi naturalmente i funzionari pubblico pubbliche amministratore l'hanno capito, spostano a settembre l'assunzione, però adesso questo mi sembra un po' che entriamo un po' nel novero. So, eh. Quindi l'effetto novativo è postulato, dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia della Corte Costituzionale con un riscontro a voler essere benevoli molto indiretto nei principi costituzionali, in realtà senza alcun riscontro nei principi costituzionali. Devo dire la verità, con questi accorgimenti si cambia la qualifica solo a settembre, no? Con questi accorgimenti il sistema sarebbe anche andato bene se e questi sono i misteri, dopo poi Boscati, che è amico del legislatore, li svelerà. Ma sono i misteri dell'Italia. A un certo punto, nella seconda metà del decennio scorso, cominciano i provvedimenti normativi collegati al piano nazionale, non collegati al piano nazionale, decreti, leggi, leggi di bilancio, che cominciano a introdurre di nuovo progressioni verticali, dicendo palesemente che sono concorsi. Eh, che sono concorsi privati e che eh, non sono concorsi pubblici e violando il canone fondamentale di tutta la costruzione della Cassazione della Corte Costituzionale, e cioè il canone fondamentale della, ehm, della eh, competizione tra eh, coloro che sono già dipendenti della pubblica amministrazione e coloro che provengono dall'esterno. Questo rende tra terribile e molto terribile la vita dei professori di diritto del lavoro che devono fare consulenza al rettore. Quindi questo ha avuto una ricaduta eh, sull'esercimento del danno biologico che coloro che fanno consulenza al rettore in realtà potrebbero chiedere, non chiedono perché non si chiede l'esercimento del danno biologico al rettore. Io ho cercato di risolvere, il problema ho chiamato Boscati a Parma, ho detto scusa, ma spiega, nessuno profeti in patria, lui viene da Milano, vieni da Milano e spiega di qui siamo in un mare di guai. Perché queste norme legislative, devo dire l'Italia è un paese veramente molto interessante, il guardasigilli che le ha registrate, l'ha inserito nel raccolta generale delle leggi della Repubblica Italiana era il giudice relatore delle sentenze della Corte Costituzionale che spiegava che quello che aveva inserito non si poteva fare quindi abbiamo direi superato no, il livello di guarda quindi il guarda sigilli che le ha prese ne ha inserito nella registrazione, era il giudice relatore delle sentenze della Corte Costituzionale che dicevano che non si poteva fare quindi o riteniamo che il guarda sigilli non legga le leggi oppure diciamo scusate ma lei fino a ieri l'altro ha scritto nelle sentenze della Corte Costituzionale che si gli articoli 97 e 98 e adesso come mai ripristiniamo una cosa che dal 2000, 8000 sentenze della Cassazione e 39 sentenze della Corte Costituzionale ha ritenuto illecito? Dopo aver anticipato le conclusioni di Al, l'anticipo le conclusioni di Boscati, lui sostiene che le norme siano palesemente costituzionalmente illegittime, ma che avremo una sentenza della Corte Costituzionale monito. Cioè, che la Corte Costituzionale accerterà l'illegittimità, questo perlomeno è da Parma, che, e che però dirà che il principio si applica per il futuro e non travolge i concorsi precedenti, il secondo per esempio in modo un po' diverso, secondo quanto è successo in altri temi, o una sentenza monito, una sentenza che dia tempo al legislatore di intervenire, come sulle piccole imprese, licenziamenti nelle piccole imprese, o comunque una sentenza che interviene sullo pro futuro. Beh, come sempre quando parla Alessandro, bisogna ascoltarlo, perché sono osservazioni molto sagaci. Io penso che sia un'osservazione... Interessante, cioè che ci sia dietro una posizione politica tale per cui i dubbi, più che i dubbi, le certezze sull'illegittimità costituzionale delle norme non portino a travolgere i concorsi. Io credo che sia un po' difficile prevedere le sentenze della Corte Costituzionale, che sia un esercizio pericoloso. Io ho alzato il massimale della mia assicurazione come delegato del rettore. Grazie e buona giornata a tutti. Dico due verità. La prima, ho fermato il professor Gragnoli temendo che il massimale dell'assicurazione non fosse sufficiente. La seconda, che l'ho fermato... Temendo che ci spoilerasse altri due cicli di clip, perché ormai la profezia era, era partita e quindi lo vedevo benissimo incalanato. Detto questo, sono enormemente grata per questa relazione che ci ha permesso, penso. A me, senz'altro, di mettere molti punti fermi su cose che avevo studiato e mettermi molti asterischi su cose che studierò. Sicuramente studierò la dirigenza. Dopo l'intervento che andremo a sentire ora, dedicato ad autonomia, responsabilità, professionalità, dirigenza pubblica e privata, confronto. Il nostro secondo relatore, il professor Edoardo Ales, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Napoli Partenope, lo ringrazio moltissimo anche per essere per la prima volta a Udine. Grazie, io, sono io che ringrazio la professoressa Zilli per avermi dato l'opportunità di venire per la prima volta a Udine. Ringrazio le colleghe udinesi eh, per la loro affettuosa ospitalità. Ringrazio il professor Boscati nella sua qualità di co-organizzatore o di organizzatore capo. Insomma, poi decideremo questo. No. <ride> Posso provocare un po' la professoressa Zilli? Ed è una capa, eh, giustamente. Al di là della, delle facezie che derivano appunto dal piacere di essere qui, fondamentalmente dal sentirsi anche a casa, questo mi, mi fa molto piacere, è difficile parlare dopo il professor Gragnoli. È eh, un, un esercizio diciamo, quasi impossibile perché l'ampiezza la, la, e la profondità delle sue riflessioni mettono in difficoltà chiunque. E questa non è una facezia, assolutamente, anzi. Grandissimo rispetto per il professor Gragnoli. Devo dire che però lui stesso ha detto che non siamo d'accordo su un punto fondamentale e non posso ovviamente esimermi dal, dall'affrontarlo brevemente. Perché in realtà, mh, a voler essere coerenti, se si postula la eh, specialità del rapporto di lavoro pubblico-privatizzato rispetto al rapporto di lavoro privato-privato. Eh, forse il confronto non dovrebbe neanche essere ammesso. Quindi è un elemento di rimente quello di eh, affermare o smentire la specialità del rapporto di lavoro eh, pubblico privatizzato rispetto al lavoro privato privato, riprendendo la sua espressione, e io continuo a pensare che in realtà la specialità sia nel diritto del lavoro ovviamente, sia legata strettamente alla deviazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato dai canoni tradizionali e generali della subordinazione, cosa che nel, lav nel lavoro pubblico privatizzato non mi pare ci sia. Certo, c'è il tema della doverosità dell'esercizio dei poteri soprattutto per quanto riguarda il potere disciplinare ma questo della doverosità dell'esercizio dei poteri datoriali in realtà non è un elemento ignoto al diritto del lavoro privato privato pensiamo alla doverosità dell'esercizio del potere di sorveglianza rispetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro Quindi in realtà questi sono degli elementi che eh, Potrebbero giustificarsi in una eh, prospettiva, l'ho scritto qualche tempo fa, di specificità e non di specialità. Cioè, ci sono delle, degli elementi che suggeriscono al, al legislatore eh, che hanno suggerito al legislatore già a partire de, dal, dal 1993 di diversificare alcuni aspetti della disciplina del lavoro pubblico privatizzato rispetto alla disciplina ordinaria del lavoro privato privato. In realtà, se noi pensiamo all'articolo 52, in particolare al divieto di promozione automatica, diciamo così, quindi alla differenziazione fondamentale che in questo ambito esiste tra il lavoro tra i due, le due Due versanti, ma anche al divieto di conversione dei contratti a tempo determinato nel contratto a tempo indeterminato, sempre che regga agli assalti della Corte di giustizia che sono continui. Ma ci troviamo di fronte ad una scelta del legislatore che riguarda fondamentalmente un'esigenza di protezione del datore di lavoro pubblico contro se stesso. Cioè, la storia del lavoro pubblico prima di questa normativa era una storia comunque, diciamo, un po' di. Collusione, vogliamo dire, tra datori e lavoratori per eh, cercare di falsartare dei limiti che lo stesso legislatore poneva, soprattutto con un occhio evidentemente ai vincoli di bilancio nella progressione attraverso la dibizione a mansioni superiori o nel fatto che veniva consentito al lavoratore pubblico di svolgere mansioni superiori anche laddove non, questo non corrispondesse appunto alla qualifica di appartenenza. Quindi in realtà il ragionamento è un ragionamento secondo me che va piuttosto spostato sulla specificità delle differenze e questo ci consente di eh, proseguire nel confronto, perché ripeto, se fosse un regime speciale in realtà il confronto sarebbe veramente molto molto complesso. Però ci dice anche una cosa molto importante rispetto al tema che io devo trattare, quello della dirigenza, e cioè che in realtà il punto centrale di questa differenziazione sta proprio nella, eh, diciamo, Possibilità o meno di eh, equiparare la posizione del dirigente pubblico alla posizione del dirigente privato e soprattutto nella difficoltà di eh, immaginare il referente, i referenti di queste dirigenze su un piano di comparabilità, cioè l'imprenditore privato rispetto al dirigente privato gli organi di governo e di vertice dell'amministrazione rispetto al dirigente pubblico. Ovviamente l'incomparabilità mi pare evidente dal punto di vista strutturale e funzionale, ma non è detto che eh, la visione dell'amministrazione come amministrazione di prestazione e di risultato non possa consentirci una riflessione appunto sull'amministrazione stessa come Privato datore di lavoro, questo ho provato a farlo qualche un paio di decina di anni fa in una monografia del 2002. Ora, in realtà, se localiamo questo ragionamento nel discorso inerente alla professionalità, eh, ci potremmo interrogare se nel lavoro pubblico privatizzato il vero soggetto interessato alla professionalità alla tutela della professionalità, alla progressione nella professionalità, non sia tanto l'imprenditore come nel lavoro privato dovrebbe essere, perché più il dirigente è professionalizzato, più ovviamente l'impresa progredisce, ma sia il dirigente stesso, cioè il dirigente pubblico è il soggetto realmente interessato. All'accrescimento, all'acquisizione, all'accrescimento e alla tutela della sua professionalità. Questo, che so, queste sono le mie conclusioni, ma ve le anticipo. In realtà, mh, queste conclusioni sono basate su una riflessione eh, che eh, si riferisce al contesto normativo nel quale opera il dirigente pubblico. E in particolare, eh, questo lo lo ricorderete tutti, lo ricorderanno anche quelli che ci ascoltano da remoto, queste due disposizioni del 165, l'articolo 4 e l'articolo 5, nel quale, nelle quali si distingue in maniera molto chiara l'elemento dell'indirizzo politico e l'elemento della gestione, con un'attribuzione in maniera chiara, netta e se volete anche esclusiva delle responsabilità gestionali in capo alla dirigenza. Quindi in realtà qui noi siamo molto distanti sicuramente dal modello privatistico non di rapporto di lavoro ma di strutturazione dell'amministrazione eh, pubblica rispetto all'impresa privata. Perché? Perché questa eh, separazione se volete meglio questa distinzione, finisce per far ricadere l'intera responsabilità gestionale e quindi l'intera responsabilità giuridica, se vogliamo, sulla dirigenza, eh, piuttosto che coinvolgere e anzi eh, diciamo evidenziare, come nell'impresa privata, il ruolo dell'imprenditore dell e quindi di colui che determina. Gli indirizzi strategici. Questo è un elemento, secondo me, fondamentale che emerge dall'analisi delle norme, non è una elucubrazione, diciamo così, di tipo di politica del diritto. Infatti, se volessimo proseguire una riflessione sull'oggetto del contratto di lavoro dirigenziale, in realtà il termine che ricorre più frequentemente nel, nel decreto 165 è risultato. Cioè, se noi leggiamo le norme del decreto 165 dedicate alla dirigenza, eh, il termine risultato ricorre in maniera quasi ossessiva. Quindi il dirigente è colui che deve raggiungere un risultato. E tenete presente che mentre nelle versioni diciamo anni '90, un po' vintage, eh, fine anni '90, il tema del risultato era abbinato al tema degli obiettivi posti dall'amministrazione, dagli organi di governo e di vertice che dovrebbero, dovrebbero essere realizzati dai dirigenti, nella versione più recente invece la normativa insiste quasi esclusivamente sul risultato, sui risultati dei quali è responsabile il dirigente. E allora questo è un aspetto fondamentale da mh, sottolineare, perché evidentemente il dirigente responsabile dei risultati deve essere nella visione, diciamo, della seconda riforma del pubblico impiego, anche dotato di un'autonomia decisionale e essendo dotato di un'autonomia decisionale, è per questo motivo responsabile dei risultati. Essendo dotato di autonomia decisionale, responsabile dei risultati, però dobbiamo interrogarci e qui il tema dell'adeguatezza è un tema fondamentale, se la qualificazione professionale o se volete la professionalità, tocur del dirigente sia adeguata. Cioè è evidente che il tema della professionalità diventa non soltanto un tema, diciamo, di rilevanza eh, organizzativa, ma un tema di rilevanza giuridica fondamentale. Perché tutte le forme di responsabilità del dirigente sono riconducibili alla professionalità del dirigente stesso, nella prospettiva di realizzare i risultati che costituiscono l'oggetto, in senso forse atecnico, se no poi il professor Gragnoli mi bacchetta, del contratto di lavoro dirigenziale. Quindi abbiamo una, una bella gabbia, diciamo così, di. Eh, che il legislatore ha costruito intorno alla figura del dirigente, anche perché sappiamo che eh, almeno una parte, almeno il 30% no, della retribuzione del dirigente dovrebbe essere legata ai risultati e peraltro secondo quello che afferma, almeno in teoria, il legislatore, Dovrebbe essere legata anche alla valutazione dei risultati, e addirittura con la sanzione che laddove non fossero stati eh, predisposti meccanismi di valutazione, la retribuzione di risultato non, non potrebbe essere erogata. Quindi abbiamo una notevole ricaduta poi sull'aspetto economico, anche a prescindere dall'elemento legato alla responsabilità. Quindi in realtà. Se nella visione privatistica il management è funzionale alla realizzazione degli interessi dell'impresa o dell'imprenditore, ma alla fine l'imprenditore in qualche modo che eh, sopporta la responsabilità finale, economica e eh, funzionale dell'impresa è nel lavoro pubblico invece... Sembrerebbe il dirigente a doverla caricare sulle proprie spalle e quindi per questo a dover essere attrezzato dal punto di vista professionale adeguatamente alla consistenza di questi, di questi oneri. E però, se noi poi andiamo ad analizzare brevemente quelle che sono le componenti di questa attività dirigenziale di questi compiti ai quali dovrebbe corrispondere la professionalità e la qualificazione professionale, ci rendiamo conto che sono, e questa non è un'osservazione nuova, eh, dei compiti impressionanti. Perché? Perché c'è la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, c'è la gestione delle risorse umane, ci sono le funzioni attribuite e imposte agli uffici. Ma c'è la gestione della complessità, c'è la gestione delle diversità, no? discorso antidiscriminatorio, benessere, c'è la gestione delle nuove tecnologie, quindi una sorta di, di, diciamo, di soggetto onnipotente o comunque diciamo, caricato di responsabilità, di oneri veramente. Notevoli. Non solo, questo dirigente caricato di tutte le questioni, in realtà se lo compariamo al dirigente privato, con il dirigente privato condivide la funzione consulenziale rispetto all'imprenditore, rispetto quindi al suo Dante Causa. ma in realtà non ha poi, non può avvalersi di consulenti lui o lei stessa, cosa che invece ovviamente il dirigente privato, l'impresa privata può fare in maniera consistente. Quindi ancora di più su che cosa può contare il dirigente pubblico, quasi esclusivamente sulla propria, professionalità. Quindi vedete, in realtà qui si enfatizza il diritto del dirigente ad una formazione continua, ad una formazione a 360 gradi rispetto alle incombenze che eh, gli vengono o le vengono attribuite. Peraltro, Chiaro che, eh, insomma, lo, lo, lo evidenziava anche il professor Gragnoli, qui noi parliamo di dirigente pubblico, ma in realtà dovremmo parlare di dirigenti pubblici in senso variegato, non soltanto perché ci sono varie tipologie di dirigenza al di là del modello universale, ma perché effettivamente. Le competenze specifiche sono molto diverse. Prendiamo semplicemente i due esempi più eclatanti, che sono quelli regolati dal decreto 165, sanità e istruzione scuola, no? Aree eh, diciamo completamente specializzate e diverse, che richiedono quindi una specificazione tecnica importante e quindi richiedono una qualificazione professionale ulteriormente amplificata rispetto a quella generale che già abbiamo evidenziato. Certo, le risposte del legislatore a questa esigenza di qualificazione sono risposte molto differenziate, ma anche un po' spiazzanti, no? Perché? Perché in realtà poi ci rendiamo conto che in alcuni casi, per non dire in molti casi, le posizioni di dirigenza soprattutto apicale sono magari affidate a soggetti che provengono da contesti professionali molto diversi da quelli diciamo, tipici del management. Pensiamo all'affidamento ai magistrati o ai docenti universitari di funzioni dirigenziali di livello generale. Eh, con tutto il rispetto che io posso avere per i docenti universitari, non elevatissimo, però certamente che siano dotati anche necessariamente e indiscutibilmente di cultura manageriale è un po' complicato. Cioè, poi ce ne sono alcuni che sono ottimi manager per carità, però insomma. Esattamente, per, diciamo per nascita, non, non per acquisizione di professionalità. Ora, tutto questo ovviamente porta ad una riflessione che riguarda il, i clip passati o il clip passato sul reclutamento della dirigenza. Cioè, è chiaro che per arrivare a, eh, ad avere dei soggetti con questo tipo di qualificazione professionale, bisogna capire quali sono i percorsi attraverso i quali matura questa qualificazione. Certo, il tema del, del reclutamento della dirigenza eh, in realtà poi apre una, una sorta di, di, di bivio, di dicotomia, che è sempre stata poi al centro delle preoccupazioni del legislatore dirigenti si diventa attraverso un percorso interno all'amministrazione che sviluppa progressivamente questa attitudine al management oppure dirigenti si diventa per trapianto cioè 19,6 per intenderci il fatto che vengano Inseriti nella struttura delle professionalità che la struttura non possiede o non potrebbe sviluppare, è chiaro che questo è, eh, è un interrogativo, diciamo forse irresolubile, tant'è che il legislatore cerca di trovare un bilanciamento tra l'uno e l'altro, oppure ancora la dirigenza viene, eh, diciamo così, reclutata dall'esterno attraverso il meccanismo del corso concorso, che dovrebbe magicamente conferire ai corsisti tutte le capacità manageriali di cui abbiamo detto, in un corso concorso anche abbastanza limitato nel tempo, no? con un periodo altrettanto limitato di, eh, diciamo di tirocinio di, o di applicazione. E questi sono tutti temi che in realtà non trovano, secondo me, un'adeguata risposta nella legislazione vigente, non, nonostante tutti gli sforzi che il legislatore ha fatto, farà, sta facendo in questo momento, soprattutto alla luce ovviamente della eh, complicatissima gestione del PNRR. E non a caso i provvedimenti sul PNRR vedono una fioritura di... Nuove, nuovo reclutamento della dirigenza di prima fascia. Cioè, è chiaro che siamo di fronte ad una sfida epocale e non si riesce a capire sinceramente quanto le amministrazioni siano pronte a raccoglierla, soprattutto dal punto di vista della dirigenza. E questo secondo me si, si sente bene. Proprio nelle attività formative che spesso siamo chiamati a svolgere in favore della dirigenza pubblica, eh, non è un caso che siamo in una sede diciamo, di formazione o comunque di, di aggiornamento, e cioè che in realtà poi quando il dirigente pubblico si trova davanti al formatore non manifesta un'esigenza di formazione alla qualificazione, manifesta un'esigenza di consulenza. Cioè, mi risolvi il problema concreto che ho in questo momento e rispetto al quale non ho idea, ma non per diciamo inadeguatezza, semplicemente perché tutt tutta questa mole di conoscenze, di competenze, di esperienze, non l'ho ancora maturata e forse non riuscirò mai neanche a maturarla. Allora, la rincorsa alla formazione sull'anticorruzione. No? dirigente che deve lui individuare, segnalare quali sono gli elementi sensibili del procedimento, dei processi dove si annida la corruzione. Beh, certamente richiede tutto questo una qualificazione, anche una capacità di analisi dei processi organizzativi, della realtà socio-economica, eccetera, eccetera, notevolissima. Quindi è chiaro che da questo punto di vista anche i soggetti che svolgono funzionalmente formazione Penso alla Scuola Nazionale di, di Amministrazione, ma tutti gli enti anche degli altri, eh, diciamo, magari di settore, hanno una, un compito notevolissimo e qui anche, ovviamente, la Scuola eh, Superiore della Magistratura, perché è, è ovvio che sono in realtà eh, degli ausili, degli strumenti indispensabili se funzionano in una prospettiva di incremento della qualificazione professionale e non invece indulgono nell'attività diciamo, consulenziale eh, spot, on demand. Allora, per concludere, e anche per lasciare spazio ai dibattito e ai giovani che so che scalpitano per intervenire, giustamente, io penso che eh, tutta questa ricognizione... Questo tentativo di sistematizzazione fa emergere un dato giuridico molto importante, e cioè che eh, il dirigente pubblico è sicuramente il soggetto maggiormente interessato alla propria qualificazione professionale, perché è la qualificazione, lo strumento che gli consente poi di assumere consapevolmente le responsabilità che il legislatore gli attribuisce o le attribuisce. E che quindi per questo motivo eh, sarebbe indispensabile non solo derivare in via interpretativa un diritto alla formazione, ma anche affermare che la responsabilità deve seguire la formazione e la qualificazione. Perché se noi non forniamo... Meglio, se il legislatore, le amministrazioni, gli organi di governo e di vertice non forniscono alla dirigenza le opportunità di qualificazione, riqualificazione, delle quali la dirigenza necessita, ovviamente interrompono quel circuito virtuoso, autonomia, responsabilità, risultati. Perché siamo di fronte poi a dei soggetti che non dispongono non per loro responsabilità o per loro colpa, della qualificazione necessaria a sopportare questo enorme, enorme peso. Ovviamente d'altro canto, questa è la battuta conclusiva, ad un diritto alla formazione corrisponde anche un dovere. Quindi è evidente che il dirigente poi Abbia un dovere di sottoporsi o comunque di beneficiare, di sfruttare qualsiasi occasione formativa gli venga o le venga offerta, proprio nella prospettiva di mettersi in condizione, nelle migliori condizioni, di corrispondere alle altissime, elevatissime aspettative del legislatore. Grazie. Mi sembra che eh, possiamo dire che la parola che alleggia è quella della compliance. Quest'idea di onerare il dirigente pubblico e anche il non dirigente della, ehm, della soddisfazione di procedure, procedure, procedure e quel risultato ormai è sganciato dall'obiettivo. Cioè non andiamo più, ehm, sono assolutamente in linea con questa impostazione, non andiamo più a cercare eh, di mirare in alto, ma colpiamo basso, dove prendiamo, prendiamo, con l'idea di realizzare ehm, quel risultato sganciato da un obiettivo appunto più alto. Ehm, Credo che questo clip ce lo vedremo e ce lo rivedremo. E se lo possiamo fare è grazie alla, ehm, al supporto. Ce lo vedremo e ce lo rivedremo più e più volte. Poi facciamo le clip del clip e le rivendiamo così. Eh, grazie all'incredibile supporto della dottoressa Sveva Gregori, che ci sopporta da due anni e che ehm, ci ehm, sostiene in tutte le realizzazioni tecniche. La ringrazio moltissimo. Ci risiamo. Cadia per chi ha già visto qualche clip, cadiamo sempre in questo schema in cui a un certo punto arriva il professor Boscati a chiudere, con un vantaggio che ho di solito di avere il tasto spegni la registrazione, finisci clip, quello che oggi non succederà però, per cui il professor Boscati potrà parlare per ore e ore e giorni e giorni e noi lo ascolteremo. Anche no? Prima di cedergli la parola e di andare a chiudere questa prima parte, poi direi ci prendiamo 5 minuti di pausa prima della seconda parte dei nostri interventi più eh, mossi. Ehm, voglio ringraziarlo per eh, averci dato corda. Nel senso di voglio ringraziarlo moltissimo per aver creduto nel fatto che Clip potesse essere il progetto che avevamo in mente e al quale abbiamo dato forma strada facendo. È stato un percorso fin qui eh, bello. Per noi che l'abbiamo fatto, spero anche per gli utenti, è stato un percorso anche divertente in cui ci siamo confrontati, e lo vediamo qui anche oggi, con opinioni spesso anche molto diverse. Quindi grazie professore Boscati per il percorso fatto fino adesso e vediamo adesso che cosa c'è da fare. Sono io che ringrazio il collegio diciamo così, udinese per avermi permesso di inserirmi insieme al collega Ruffini, che purtroppo oggi non ci può essere, ma che dire, saluto tutti molto cordialmente in questo percorso. E quindi, come quota azzurra, cerco, come dire, in qualche misura di, eh, di esprimere alcune, così, alcune più che conclusioni, alcune osservazioni, alcune valutazioni, alcuni, alcuni, alcuni spunti al al dibattito, dopo, ordine ordine di intervento, Brollo, Gragnoli, Ales, come dire, eh, che non è semplicissimo, nel senso che tre relazioni dalle quali sono emersi spunti molto molto importanti, poi io ho addirittura imparato adesso che io sono, sono un preveggente, un pre perché in un convegno ho ipotizzato una, come dire, una soluzione un paio di anni, di anni fa, credo, e quindi niente dopo... Siamo aperti anche per consulenze, come dire, con le carte. Ovviamente in cassa forse essere granioli perché questa è la divisione dei, dei compiti che siamo diciamo così diciamo articolati. Eh, io così cercherò di andare per punti. Beh, il, primo, il primo aspetto, il primo punto, è specialità sì, specialità no. Beh, io credo che alla fine la chiamiamo specificità la chiamo specialità, cioè dobbiamo, dobbiamo intenderci su che cosa sia la specialità, perché se la specialità la intendiamo come deviazione causale, sicuramente non c'è specialità, questo credo sia evidente. Se specialità la intendiamo come specialità di disciplina o specificità, perché credo che sia innegabile che ci sia una specialità, specificità di disciplina, anche perché qua... In maniera anche molto scolastica, dobbiamo coniugare un rapporto contatorizzato con l'agire nell'ambito di un'organizzazione pubblica e con rispetto di quelli che sono dei principi costituzionali. E quindi è innegabile che ci debba essere una specialità di disciplina. Perché? Perché tutto parte nel pubblico da un dato organizzativo, nasce dal, dal, da un'azione della pubblica amministrazione che deve tendere e. Monografia del 92 del professor Gragnoli, a che cosa? Imparziale malandamento nell'ambito del rapporto che al tempo era ancora pubblicistico, che lui, lui però già ipotizzava delle soluzioni evolutive. Quindi il primo aspetto è c'è questo aspetto della organizzazione che curva quelli che sono i vari, i vari aspetti, i vari profili. Con alcune scelte necessitate, dal mio punto di vista, altre meno necessitate. Prima Edoardo Alex parlava di poter disciplinare. Questa è una scelta che Brunetta 1 fece nel 2009, perché non è una scelta necessitata sul piano costituzionale, è una sfiducia nei confronti dei dipendenti pubblici che Brunetta nel 2009 aveva, per poi in qualche misura cambiare idea nel 2021 col Brunetta 2, dove invece c'è stata un'apertura di credito, ah in modo di vedere eccessiva, ci ritornerò e sul tema di cui parlava prima Enrico, Enrico Granioli. Perché tutta questa apertura alle progressioni verticali, io a distanza di due anni, non la riesco ancora a digerire. Però la devo digerire, perché il legislatore così ha detto e quindi dire, un giurista ha il compito di interpretare e accompagnare il percorso. E su questa cosa dirò due cose alla, alla fine. E in tutto questo percorso dei 30 anni, scelta consapevole o scelta non consapevole? Riprendo la, la domanda di Enrico. Eh, io credo che in maniera disordinata, ma siano scelte consapevoli. Cioè l'obiettivo del 92-93 era evidente ed era un tema di consenso sociale, al di là delle norme. E, gli e il percorso delle Bassanini era... Evidente quello di ampliare lo spazio contrattuale, Massimo D'Antona fece molto in quel periodo più di Bassanini, ovviamente che era il ministro che, però, dava la copertura istituzionale, e poi dal eh, 2000 in avanti, da quando il, il testo unico 2001, poi in realtà, eh, si è eh, tradotto in una semplice riproposizione del decreto 29, beh, c'è stata una. Una, una spinta verso una diversità di disciplina che ha avuto il suo primo ancoraggio nella riforma Biagi nel 2006-2003 e poi vuol dire che sta facendo si è sempre, sempre ampliata. E quindi è vero, oggi noi abbiamo due discipline separate, con un effetto osmotico, perché non è soltanto, ma questo è stato già, già ricordato, il privato, il pubblico che ha preso dal privato, è il privato, e sul tema delle mansioni in maniera evidente, che ha preso molto dal pubblico e ha preso questo concetto dell'equivalenza formale, questo concetto dell'equivalenza formale che nel nome è uguale equivalenza formale, ma che nella sostanza, secondo me, e nelle ricute pratiche ha delle differenze significative che derivano dai sistemi di inquadramento contrattuale. Perché sui contratti collettivi che c'è la differenza, ancorché nel privato i collettivi non abbiano fatto tutto quello che avrebbero potuto, barra dovuto fare. Perché nel pubblico cosa abbiamo? Abbiamo delle aree con declaratorie molto ampie, dove il demansionamento non c'è mai nel pubblico, non c'è mai perché c'è lo svuotamento, o però il demansionamento è una sorta di prova diabolica. Nel privato c'è, c'è in maniera anche più evidente, anche per il semplice fatto. Che il 2003 centrale modificato, laddove ammette il demansionamento unilaterale in presenza di una modifica degli assetti organizzativi, porta a un'apertura evidente in questa direzione, che poi nel privato si lega a doppio filo, non tanto e non solo al tema delle mansioni, ma al tema del licenziamento. Per motivo oggettivo, perché è lì dove il tema del demansionamento assume un rilievo eh, importante e, e, e rilevante. Ma. In tutto questo credo che l'aspetto centrale sia stato toccato in tutti e tre gli interventi sul tema formazione, sulla so, formazione, formazione con tre accenti diversi. Io mh, sono abbastanza convinto che è vero che nel 1952 non c'è scritto e non è previsto un obbligo formativo, ma anche nel, nel 1903 vuol dire, sì, è abbastanza sfumato soprattutto per le mansioni della stessa area di, inquadra, di, di inquadramento. Ma credo che questo aspetto formativo sia un aspetto imprescindibile dal punto di vista di esigibilità della prestazione e dal punto di vista della connessa responsabilità. Cioè cerco di spiegarmi, di spiegarmi meglio. Eh, io per svolgere un certo compito devo essere idoneo a svolgere questo compito, devo essere formato. La mia dirigenza si valuta sulla base di quello che io sono in grado di fare e quello che sono in grado di fare deriva da un elemento di professionalità in concreto, non si passa, che si basa su che cosa? Su quello che ho fatto, ma anche su quello che dovrò andare a fare ma nella misura in cui io sarò effettivamente in grado di svolgere questa prestazione. Non voglio semplificare un concetto, ma se c'è un mutamento di mansioni nel rispetto dell'equivalenza formale, ma mi viene contestato un riempimento plurimo per aver fatto una certa cosa e io dimostro che non è di non aver fatto quella cosa perché non sono in grado di farla, sul piano disciplinare credo che sia molto difficile ravvisare una responsabilità. Ma poi c'è un altro corno e, e, e su questo, se ho capito bene, forse la mia posizione è leggermente diversa da quella espressa da Enrico nel suo bellissimo scritto, che dovrete leggere. Eh, cioè il tema della formazione, come, quindi della, della formazione legata al sorgimento di compiti, eh, per... Eh, L'ho recuperato prima. Ehm, adesso non mi ricordo eh, la frase è stata sentirsi adeguati a ciò che si fa, che vuol dire secondo come del 3 Costituzione, cioè il fatto del lavorare quindi di un, di un diritto a lavorare in relazione a compiti che sono in grado di svolgere adeguatamente perché questo è elemento di soddisfazione per la mia personalità. Quindi, sotto questo profilo è vero che sul piano normativo non c'è espressamente un diritto soggettivo alla formazione, ma credo che sul piano sistematico questo elemento del diritto soggettivo alla formazione o del diritto alla formazione emerga. Ed emerge anche per i dirigenti, perché prima Edoardo e Alex dicevano questa cosa, diceva ma il dirigente deve fare tutto, deve sapere tutto. È questa idea del dirigente generalista. Mm. Cioè, come dicono i giovani anche no. Cioè, nel senso che eh, se io ho una competenza specifica, questa competenza specifica si evidenzia nello svolgimento di un dato compito. Dopodiché tutte le altre questioni contabilità, bilancio, questo diventa un tema organizzativo. C'è cioè una struttura organizzativa che crea un sistema in forza del quale qualcuno mi supporti laddove io sia in deficit ad assumere quelle che sono certe decisioni. Dopodiché lui dice giustamente un'altra cosa che condivido e dice ma il tema, il tema eh, formazione si lega anche alla formazione continua. Noi quando andiamo in aula cosa facciamo in realtà? Facciamo lezione o facciamo consulenza? Facciamo consulenza perché inizi a fare lezione e dopo 4 minuti, 5 minuti... C'è il primo caso della vita, qui segue il secondo caso della vita, il terzo caso della vita e non riesci a finire la lezione. Tant'è che quando poi vai a leggere le valutazioni, leggi il docente non ha, eh, non ha rispettato, ok? Se tu non avessi risposto ti avrebbero detto il docente non è in grado di rispondere e non è adeguatamente competente. Beh. Quindi no, questo, per dire, questo è sul tema dell'interazione dell della, della valutazione su cui voglio dire non entro. E credo che su questo, ed è quello che si sta cercando di sperimentare, almeno che sto cercando di portare avanti, è una eh, formazione a un doppio livello. Cioè, in questo senso, io credo che ci debba essere un primo livello, che debba essere un livello in e-learning, cioè dove tu riproponi quello che è una formazione base anche per i dirigenti. Perché i dirigenti pensano di sapere, ma non è che sappiano sempre perché molte volte quello che sanno è quello che hanno visto fare per anni, la famosa prassi, 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 finita sta prassi, cioè iniziamo a mettere in discussione e capire se effettivamente conoscete quelle che sono le regole, perché si dà sempre colpa alle regole, le regole sono troppe, ma se uno applicasse le regole, le regole ci aiuterebbero molto di più di quello che non ci aiutano certi comportamenti. E l'altro profilo, che piaccia o non piaccia, questo è learning con valutazione rigorosa e selettiva. Perché mh, mi puoi tenere anche spenta la telecamera o puoi rispondere alla domanda gatto che ogni tanto compare. Però alla fine ti faccio un bel test che se come dire, non lo passi, come il gioco dell'oca, torni indietro e ricominci da capo come facciamo a clip, come con le 4, 5, 6 volte che uno dovrà riguardare quelli che sono, a parte, a parte, a parte questo. Quindi credo che il primo step sia sinceramente un, una formazione di base dove poi puoi affiancare e devi affiancare quella che è una formazione specialistica. Ma qui l'altro profilo, che è una formazione specialistica, non la puoi fare con aule di 200 persone. La puoi fare con aule a massimo di 30-40 persone. Ma già esagero, è già, è già, è già, è già di, difficile. Quindi... Tema formazione un tema centrale, è un tema che deve essere, credo, eh, ripensato. Ma che rappresenta, credo, l'ortocentro del sistema. E perché io leggo mm, formazione con obbligo comportamentale, quindi, o meglio, con, con diligenza, quello che è il criterio di commisurazione della prestazione dovuta del 2104? Perché molto banalmente il 2103 e prima del 2104 e quindi la sistematica no, no, mi, mi rendo conto che è una situazione molto, molto, molto profonda ma credo che la sistematica di chi scrisse il codice del 42 abbia un senso cioè, diciamo che eh, le cose probabilmente erano più pensate di quello che da un certo periodo a questa parte scegliete voi quanto andrei molto, molto indietro eh, emerge e Dopodiché si diceva sempre eh, Edoardo: io sono appassionato della dirigenza per me, eh, diceva: Ma ci sono tanti dirigenti, e eh, questa è la vecchia, è il mio vecchio pallino, cioè il dirigente è uno. Il dirigente 1 perché? Perché l'elemento che connota il rapporto di lavoro del dirigente pubblico di ruolo è la scissione contratto in carico e ce l'abbiamo per tutti i dirigenti. Dopodiché è vero che i dirigenti svolgono compiti diversi, ma non possiamo sovrapporre il tema della funzione col tema del rapporto. Sono due piani diversi, perché sarebbe come dire che nel privato la categoria dirigenziale non è unitaria perché perché abbiamo un direttore commerciale, un direttore personale, un direttore tecnico, eccetera, eccetera. La categoria è unitaria, dopodiché c'è un tema di mansioni diverse, questo sicuramente c'è. Dopodiché è verissimo, l'altro aspetto, che anche nell'ambito della dirigenza abbiamo dei profili di specialità di disciplina. La sanità è emblematico, è emblematico tant'è che non è un caso che per esempio anche in uno schema di, 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 di revisione del 487 che riguarda il comparto, sanità fuori. Perché? Perché è un mondo a parte. La sanità, la sanità tendenzialmente è fuori perché? perché ha due grandissimi elementi di eh, diversificazione. Il primo è quello che in realtà noi abbiamo nel settore pubblico un'attribuzione convenzionale della qualifica ed è per i medici. E qua c'è l'attribuzione convenzionale per ex lege. E questo, e questo è un problema grandissimo a livello di sistema, perché tu hai nell'ambito delle aziende sanitarie delle persone molto qualificate che non hanno l'inquadramento dirigenziale e con difficoltà l'hanno o lo possono avere perché? perché sul piano organizzativo, ingegneri gestionali, facciamo, clinici, facciamo dei, dei nomi e dei cognomi, eh, perché io magari ho i soldi per promuovere due come dirigenti, due, per, insomma, fare concorso per due dirigenti. Ma siamo in Italia e siccome sono 4, 5, 6 gli aspiranti, io per sicurezza non lo faccio il concorso perché, perché così, non scontento nessuno. Altro elemento patologico del sistema. Quindi, il primo elemento è questo, questo tema di attribuzione convenzionale. Poi è vero l'altra cosa che dice Enrico. Io non posso dare il super minimo nel settore, nel settore non lo posso dare, ma anche qui è una scelta, è una scelta però dei contratti collettivi. Perché il 2,3 cosa dice? Il 2,3 dice che i trattamenti, il 265 dice che i trattamenti individuali possono essere riconcessi secondo quanto previsto dai contratti collettivi. E il collettivo non apre l'individuale, ma è evidente che non apre l'individuale, perché? Perché se apre l'individuale, perdi il controllo a livello, a livello collettivo. Mm. E questo è un tema di politica sindacale, non è un problema di norme, è un problema di mera politica sindacale. Il secondo elemento. Della di distonia della sanità è recentissimo, è legge concorrenza 2022. legge 118 c'è cioè la nome dei primari. I primari: la, il Balduzzi aveva introdotto la terna entro la quale il DG il direttore generale sceglieva, adesso è la commissione che definisce quello che è il soggetto che il direttore generale deve nominare. E qui secondo me c'è il problema inverso rispetto a quello che tu hai indicato su sulle progressioni di carriera, perché qui la procedura diventa concorsuale. Quindi, quindi qua c'è una traslazione. Adesso vedremo i prossimi contenziosi. Ma voglio dire, la prima cosa che viene da fare è quella di dire, attenzione, è più competente il giudice ordinario, ma il giudice del lavoro. E il giudice amministrativo. Questo, questo è l'altro elemento di, eh, di differenziazione. E... Mi sono sentito tante cose, ma insomma... Enrico dice, ma l'oggetto del contratto non è determinato. Adesso vengo bocciato in, in aula e da casa, quindi... Ma l'oggetto del contratto non può essere riferito a, tutte le man... a tutti i compiti... E allora? E allora? E e e e se così è, leghi questo 94, la partita è chiusa e si lega al tema per cui, allora, se così è, nel pubblico probabilmente è effettivamente innovazione oggettiva. È innovazione oggettiva perché? perché tu hai un rinvio da legge al contratto nel definire quelli che sono compiti diversi. Dopodiché qual è il problema? Il problema secondo me è l'opposto, cioè il fatto che, per esempio, in materia di progressioni di carriera su cui ritorno tra un secondo si dice che tu mantieni le ferie, che tu mantieni il trattamento e allora qua mi diventa più difficile capire e spiegare, giustificare se effettivamente vi sia innovazione. Ma questo rientra nell'ambito più ampio del cercare di catalogare con istituti civilistici quelle che sono disposizioni del settore pubblico che non riesce ad inquadrare con istituti civilistici. Faccio un esempio per tutti, articolo 30 mobilità, abbiamo studiato tutti, abbiamo scritto tutti che c'è cessione del contratto, io ho dubbi che sia oggi cessione del contratto. Ho forti dubbi che ci cessione del contratto, è una fattispecie che è una propria autonomia. Questo è quello. Chiudo. Perché è giusto chiudere, eh, col tema progressioni di carriera. Io mi autodenuncio. Io ero per Brunetta 1. Finalmente, quando nel 2009 fu modificato il 52 come uno bis, e disse: e Venne scritto che i, le progressioni verticali sono morte, eh, ma sono possibili concorsi con riserva di posti massimo 50% agli interni, ho detto finalmente ci siamo conformati a quello che la Corte Costituzionale ha detto a fine 99 a fine anni 90 e nel 2000 2001-2002 perché? Perché questo perché non mi piacciono le progressioni verticali? Perché il, il rischio era quello di un'eterogenesi un dei, dei fini cioè uno una promozione a prescindere da esigenze organizzative. Dopodiché chi è bravo e studia, non come me, dice scusa lo scatti, studio un secondo, perché quando fai le progressioni comunque verticali non è che le puoi fare la sera la mattina, le devi mettere in programmazione e fa bisogno. Vero, verissimo, 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 verissimo. Tutto vero, tutto vero. Però come diceva prima Edoardo, insomma, eh, una cosa sono le norme, una cosa è l'applicazione delle norme. E quindi quello che invece ha scritto Enrico nel nel suo bel saggio c'è cioè, l'attenzione, c'è cioè un tema di demarcinamento, questo, questo problema secondo me è il problema vero, cioè che promuovi formalmente per far fare alle persone sostanzialmente le stesse cose, quindi tu hai un sovrainquadramento di personale dove il problema era un problema di attribuire quelli che erano o quello di riconoscere un incremento economico ai dipendenti, ragione giusta, metodo sbagliato. Perché? Perché si arriva così al Brunetta 2. Brunetta 2 cosa fa? Passando ovviamente per la Madia che aveva reintrodotto in maniera eh, transitoria le progressioni verticali. Mette a regime il tema delle progressioni di carriera. Se fermo restando il 50% di accesso dall'esterno, per il restante 50% è possibile effettuare processi selettivi, soprattutto di certi criteri, riservati agli interni. Io mi ricordo perfettamente, era fine 2020, inizio 2021, in tutti i modi, scrivendo, parlando, eh, mi ero immolato, immolato un po' c'è, cioè insomma, sì, avevo contrastato questa posizione. E venivo spesso invitato in consessi nei quali l'idea era perfettamente l'opposta, dove avevi la sensazione che la, la, la soluzione fosse già, la decisione fosse già presa, perché per in questo modo... Il pluralismo era garantito. C'è anche lui quindi vuol dire, <ride> che la pensa diversamente, quindi non, siamo, non la pensiamo tutti in maniera uguale. Non mi riferisco al convegno organizzato dal professor Gragnoli, no, perché qua bisogna subito. E eh, non, eh, non mi riferisco a nessuno, mi riferisco a tutti, ma a nessuno. Sicuramente non è Enrico, ok? Benissimo. E, dopodiché, a fronte di questa previsione, dove anche con un certo Alcanselzer diventava difficile. Come dire, eh, perché la prima, cosa, la prima cosa che io ho pensato, se non la prima, la seconda, a quello che l'amico che va di fianco scrisse veramente con preveggenza 30 anni fa: disse attenzione, qua si ribalta di nuovo la giurisdizione e questo con ricadute anche sul piano sostanziale, con, una, con inversione: cioè trasi la giurisdizione e magicamente come fetta cascata arrivi a riconoscere la sorta di diritto, alla promozione, adesso esagero, estremito il concetto, però questo è elemento. Poi arriviamo alla conversione del decreto 80 e come dico sempre ai miei studenti, ci sono anche studenti credo online, dico andate, fate una, una ricerca come vanno fatte, la famosa Googolata, no? Andate, andate su Google, mettete normativa, mettete articolo 3, decreto 80 2021, guardate la parte intorno e la parte in eretto. La parte in eretto è quella introdotta in sede di conversione. Benissimo. La parte in eretto che cosa fa il legislatore? Riconosce all'Aran, all non riconosce all'Aran, ai contratti collettivi, la facoltà di reinquadrare i dipendenti cioè sulla base del sistema di classificazione in atto in quel momento, dice i contratti collettivi possono eh, reinquadrare i dipendenti, cioè il vecchio C7 o C6 può diventare un D1 o D2. Quando mi, in quel famoso convegno, se ricordo bene perché qua sono l'età avanza, eh, io dissi attenzione questa norma è una norma che odora di legittimità costituzionale. Dopodiché cosa accadrà? Che rinquadramento, secondo me, non ci può e non ci deve essere e anche sul tema progressioni verticali dipende l'aria che tirerà ma se dovesse mai intervenire la sentenza della Corte Costituzionale di qui sicuramente sarà una incostituzionalità sopravvenuta come già la Corte ci ha insegnato per quanto riguarda i blocchi dei contratti collettivi perché non puoi rimettere nel nulla quello che è il sistema. A distanza di qualche tempo credo che la Corte non interverrà, perché intervenire vuol dire incidere su un consenso sociale e credo che non ci siano le condizioni attuali per tanti motivi per incidere su questo o per intervenire su questo aspetto. Detto questo, cosa hanno fatto per i contratti? I contratti non hanno previsto l'inquadramento automatico, ma tutti i contratti hanno introdotto le norme di prima applicazione anche qui scandalo norme di prima applicazione una prima applicazione triennale ma anche qui non stracciamoci le vesti è vero che intuitivamente tre anni hanno poco a che fare col transitorio ma i tre anni non sono calati dall'alto, sono legati a che cosa sono legati al ciclo di programmazione del di personale quindi cioè, cioè, dice hai tre anni cara amministrazione per mettere a posto la situazione detta brutta, la dico meglio al professore, per eh, individuare le esigenze organizzative e eh, inserire le persone giuste al posto giusto. Bene? E queste previsioni che cosa dicono? Non prevedono il automatico, dicono facciamo una procedura valutativa, valutativa per permettere progressioni interne di personale da una area inferiore ad un'area superiore e aggiunge anche in deroga al titolo di studio, nel senso che si dice è sufficiente che tu abbia il titolo di studio necessario per la categoria di provenienza e non quello superiore, devi avere però un'anzianità di servizio doppia. Qui vado per punti, parlo da quest'ultimo quest punto, tutti hanno criticato questo profilo per cui ci può essere l'anzianità di servizio il luogo del titolo di studio stracciamoci le vesti ma quando l'età media delle pubbliche amministrazioni amministrazione è 51 anni dobbiamo fare i conti anche con questo cioè con tante persone che sono entrate tanti anni fa nelle pubbliche amministrazioni e che non hanno un titolo di studio adeguato, che vuol dire non hanno la laurea fondamentalmente semmai il problema sarà e anche su questo può avarci sia contenzioso, su chi si trova in una certa posizione perché già aveva beneficiato delle progressioni senza il di studio neppure per quella determinata area, cioè ha semplicemente l'istruzione obbligatoria, eh, cioè ha finito le medie per intenderci, e non ha, o i 16 anni quelli che stanno facendo sono, sono modificati, ma non ha una, una maturità, ok? Io credo che questi debbano essere necessariamente fuori, ma per il resto credo che un sistema di valorizzazione dell'anzianità, il luogo di studio, possa avere una coerenza per evitare che cosa? Per evitare che certe persone si sentano a fine percorso e siano anche demotivate a fare qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che forse già fanno. Dopodiché anche l'altro giorno in un'aula mi sono detto ma erano tutti giovani. Io ho detto ci vediamo fra, fra 20 o 30 anni, non ci sarò più. Ma insomma, mh, e dicendo no, perché è giusto che queste persone prendano una laurea. Faccio sì, perché a 50 anni voi. Eh, tutto, cioè in tutto bene. Eh, a 50 anni tu ti metti a tre anni a studiare. Se famiglia non, non c'entra, per prendere, per, prendere, per prendere una laurea, per poi partecipare al concorso, per passare, vuol dire. Mh, io credo che, no, erano giovani quindi li scusiamo, insomma, però eh, un, 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 po', un, un, un po' fuori dal mondo sicuramente, sicuramente erano. Quindi, questo è il primo aspetto. Deroga eh, al dio di studio, ha una propria razionalità, ovviamente. Si lega al secondo punto che dico, cioè il tema della, della valutazione. La valutazione, cosa vuol dire dal mio punto di vista? E io, in questo senso, quale il principe, questo dico che la procedura di valutazione presuppone il fatto, o non presuppone, non esclude il fatto, che tu introduca una prova selettiva, cioè non valutazione sulla base di quello che è lo storico, storico, ma poi fai la provina, la provina che chi è bravo passa la prova, chi non è bravo non passa la prova, cioè fai una valutazione, poi le patologie ci possono essere, ma questo, questo aspetto sicuramente è un aspetto eh, di, di rilievo. Terzo elemento. Ed è l'ultimo. Eh, cosa hanno fatto i contratti collettivi? Non sono limitati a dire a introdurre questa previsione, ma hanno eh, previsto un finanziamento aggiuntivo per queste progressioni interne. Finanziamento aggiuntivo che, o per il quale libera un certo numero di posti e su questo numero di posti non c'è, non ci deve essere, la riserva d'accesso dall'esterno, cioè non conta i fini d'accesso dall'esterno. Il MEF e l'ARAM sono convergenti in questa, in questa posizione. Questo cosa comporterà? Comporterà sul piano sindacale sicuramente una spinta a fare tutte le progressioni di carriera contrattuali, magari anche in maniera semplificata. E non so quante amministrazioni riusciranno a... Il, il punto quindi anche sotto questo aspetto che è legato più filo al tema dell'inquadramento credo che le amministrazioni dovrebbero prima di tutto capire di che cosa hanno bisogno e quindi ancora una volta progressioni di carriera legate a formazione cioè, io devo capire e devo mettere i dipendenti la condizione di poter partecipare a queste, eh, a queste, eh, a queste procedure e, mh, dopodiché sul tema, sul tema innovazione Enrico Bocce però insomma non, non, cioè, io credo che la via, la via mh, cioè, lo spazio sia quello anche se rileggendo il tuo scritto ho detto devo tornare a studiare perché eh, l'ignoranza galoppa eh, perché questo, 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 tema, questo, tema, si, eh, eh, si pone. Eh, ultima cosa, poi finisco perché dire vengo espulso senza disciplinare, cioè senza disciplinare. Eh, è il, il, ma quello che è emerso da tutti. Eh, la, la Zilli dice di spegnere. Eh. <ride> questo è un comportamento mobizzante, lo sapete tutti, insomma. E soprattutto il mio risarcimento il danno è evidente e il nascimento è appeso, quindi non le conviene alla, alla, alla Zilli. Eh, il tema tempi e procedure. Cerco di essere il più, più neutro possibile. Mm, C'è questa idea di fare le procedure in tempi rapidi, magari semplificate, ma questo... Lo, è un costo che dobbiamo pagare rispetto all'Europa per avere i soldini del PNRR e l'abbiamo anche in altri ambiti, vedi riforma del processo penale e mi fermo per evitare io le querele a questo punto, ok? E, ma il tema è: concorsi di questo tipo sono funzionali ad immettere in ruolo persone? che probabilmente per molti anni resteranno nella pubblica amministrazione? Seconda, ho detto non in quell'amministrazione, nella pubblica amministrazione, perché l'altro effetto che stai verificando è quello dello, dico, dello shopping, cioè siccome sono tanti concorsi, tanti giovani in graduatoria, cercano quella che è cercano ovviamente quello che è il posto più, più vicino quindi in un primo momento vanno in un posto dopodiché si accorgono che questo posto è peggio di un altro posto ne è in e scivolano verso l'altro posto quindi vuol dire rinunciano dopodiché mi viene, mi viene detto ma è giusto è giusto perché è giusto perché cioè, il costo della vita in Calabria è, rispetto che è inferiore rispetto a Lombardia e quindi e se io sono calabrese, voglio andare in Calabria. Benissimo. Io su questo non faccio nessuna obiezione. Il problema è quando questi temi sono Milano su Milano, Bologna su Bologna, Udine su Udine. Perché qual è l'altro elemento patologico? E sotto questo profilo io spingo per i concorsi unici. E quindi, avete capito, quando lo spingo da una parte non viene fatto, quindi sapremo che fosse unire. Perché il concorso unico ti cosa fa? Una gradatoria unica. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho un problema nell'area vasta lombarda per certe amministrazioni, ipotesi sanità, non è che scelgo una azienda un'altra perché le aziende tra loro ci fanno concorrenza con condizioni a ribasso perché c'è sempre interesse pubblico. Di una scelta funzionale a questo. E quindi cosa vuol dire? Facciamo un bel concorso unico graduatoria, tu vai sulla base di quello che è, dopodiché se ti dimetti cosa succede, tu esci dalla graduatoria. Quindi anche sotto questo profilo, credo, che sul tema dei tempi, bisogna in qualche misura ripensare un po' il, tutta la questione e sul tema dei contenuti lo spostamento delle sue competenze, c'è stato. Io ho paura della collega Zilli e quindi vi, che non, che non sto capendo cosa sta dicendo, dice rallenta... Ah, interessante cioè, mm, okay. adesso quindi vuol dire che fino adesso le ha fatto schifo tutto no? quello che ho detto però in questo momento qualcosa va bene e segnate tanto ci sono anche degli avvocati segnate poi dopo io... tanto le spese legali le paga la zilli perché sarà soccombente, quindi no, no, non ci sono problemi e allora dico quest'ultima cosa sul tema, sul tema competenze e sul tema condurre le prove e il 487 modificato, come le linee guida SNAM in materia di dirigenza, di dirigenza, stanno cercando di fare qualche cosa, ma soprattutto stanno cercando di portare avanti un modello diverso. Cioè, il mo cioè quando noi siamo in consiglio di concorso, o quando qualcun altro. Il nostro problema, qua lo dico quello lo nego, però lo dico. Non perché... Non perché è distratto, tanto di no. Eh, poi Gragnoli fra quattro anni dirà tu quella volta hai detto o anche la prova, eh, qual è? Noi quando siamo disposizioni del di concorso il nostro problema, la nostra, la nostra domanda è: scegliamo il migliore? O evitiamo di commettere un errore formale? Question mark? La domanda è retorica perché la, 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 la questione è: evitiamo di incorrere un errore. E non entro sul tema di grande attualità, sul ruolo Corri dei Conti, non entro su questo. Io però suggerisco soltanto, la potete pensare in un modo o nell'altro, ma in maniera molto laica. In maniera molto laica perché questo tema della società contabile anche in materia di concorsi c'è. C'è. E c'è, e sempre questo a riflessione sul concetto di colpa grave, non la vogliamo, lo teniamo, la tipizziamo, non lo so, però questo, 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 questa questione è una questione che a lato di quelle che sono le speculazioni politiche in un senso e in un altro, insomma, meriterebbe una valutazione più, più laica, io dal mio punto di vista credo che il problema ci sia. Ma al netto del PNRR. Perché l'altra cosa che Edoardo diceva, e poi veramente chiudo: diceva: Perché adesso noi abbiamo bisogno di dirigenti. Dico, ce ne accorgiamo adesso. Adesso ci accorgiamo che abbiamo bisogno di dirigenti. Ma allora, noi abbiamo una memoria molto molto corta. Perché? Perché pensiamo al ponte Morandi, bruttissima. Il Ponte Morandi, il problema è concessione sì, concessione no, autostrade sì, Benetton sì, Benetton no. Il problema di fondo è che noi, come amministrazioni, non abbiamo nessun dirigente tecnico, tendenzialmente, in grado di controllare cosa faccia i concessionari. Quindi il problema è interno, prima e a prescindere dal tema concessioni. Dopodiché, quando abbiamo assunto a termine, per il PNRR, Molti, la maggior parte pagati normalmente, normalmente secondo il contratto, ma, e quelli sono quelli che tendenzialmente si aumentano di più. Quegli altri pagati di più è un problema che noi a fine 2026 ci porremo. Tant'è che le stabilizzazioni le hanno già, vedremo domani cioè il decreto in via definitiva, le hanno già risolte. Ma questo è un altro tema che sul piano complessivo. Si, si ripropone, perché queste persone sono persone che andranno, saranno stabilizzate molto probabilmente, che andranno a lavorare insieme ad altri e che percepiranno quanto? Di meno non credo sia possibile, di più molto probabile. E i soldi per gli altri, la spinta sindacale che vorrà alzare quello che è il trattamento economico degli altri, come la risolviamo? Non lo so, questo è un problema che lasciamo alla prossima legge, anzi alle prossime leggi di bilancio. Scusate anche per la mia, come dire per punti molto rapsodici sono, sono, sono andato e niente, adesso veramente chiudo e vi ringrazio. Grazie. Mi permetto solo di tornare sulla vicenda dello shopping mentre eh, i quattro che potrebbero essere i quattro Cavalieri apocalisse o i quattro Beatles o Fab4, quello che volete, si preparano. Eh, mi permetto di tornare sulla vicenda dello shopping, in cui, e qui è l'omaggio però al direttore di variazioni, intravedo quattro movimenti. Quattro movimenti che sono il movimento dei concorsisti, che vanno da concorso a concorso eh, alla ricerca della loro situazione migliore. Il movimento delle pubbliche amministrazioni, che se quelli fanno shopping, le pubbliche amministrazioni fanno shipping, nel senso che vanno shippando i candidati già assunti o in graduatoria alle altre amministrazioni. E qui c'è la vicenda, ma su cui discuteremo magari in altra sede, dell'utilizzo sportivo delle graduatorie con le pubbliche amministrazioni che si accordano a un certo punto, ma la giurisprudenza ha detto che va bene, quindi... Noi ci rimettiamo, poi magari lo chiediamo alla giurisprudenza in persona. E la giurisprudenza che dice che va bene anche inserirsi a un certo punto di un percorso, per cui non serve il patto di utilizzo della graduatoria fatto a monte, sicché sì io partecipo a un concorso e so che potrei essere assunto in uno di questi dieci enti. Potrebbe essere anche l'undicesimo, con l'accordo la, fatto fra le due amministrazioni, guarda caso quando io sono il nono, quel momento in cui sto per entrare da un'altra parte o in cui non sarei entrato. E poi c'è l'altro movimento a cui mi sento di accennare, che è quello non delle entrate del PNRR, ma delle uscite. Perché l'altro giorno abbiamo visto il primo report, gli assunti PNRR stanno scappando dalla pubblica amministrazione. Verso cosa? Verso i posti più stabili. Quelli erano posti a termine. Trovano posti stabili, quali stabilizzazioni? Perché ormai un po' hanno lavorato, oppure l'apertura la di grandi concorsi pubblici. E allora qui, però l'abbiamo visto, eh, pubblicato oggi, avremo i concorsi per i prossimi tre anni senza la prova orale. E qui trovo. Una grande schizofrenia. Ci hanno fatto la testa tanto per anni con l'assessment delle competenze, in cui il concorso deve misurare non solo quanto il candidato sa a livello tecnico, ma anche quanto possa inserirsi utilmente nella pubblica amministrazione, e lo facevamo con la prova orale, guardo la dottoressa Pecile che ne sa ben più di me. E ora che cosa facciamo? La prova orale non la facciamo più? Facciamo l'assessment a crocette? Non lo so, di questo discutiamo, credo, in altri 18 cicli di clip. E partiamo con questa seconda, seconda parte. Chi conosce la locandina di clip da principio sa che questo convegno doveva essere organizzato, nessun problema, resta lì, in un modo diverso. Questo modo diverso, però, strada facendo, ci è venuta voglia di costruirlo eh, con quattro interventi programmati che riteniamo interventi di utilità, nel senso che eh, i collaboratori e le collaboratrici del lavoratore lavoro vanno a confrontarsi con giurisprudenza e novità normative. E ehm, il tema evocato più volte è quello della formazione. Il primo ad intervenire è il dottor Massimiliano De Falco, che è dottorando di ricerca in diritto del lavoro a Siena, ma lavora qui nel laboratorio lavoro a Udine. Il tema su cui ci confrontiamo in primo luogo è allora quello della formazione digitale. Grazie Massimiliano. Grazie. E buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anzitutto vorrei farmi portavoce anche per le colleghe e i colleghi che interverranno in questa eh, seconda sessione del ringraziamento sincero verso la professoressa Zilli e il professor Boscati per averci coinvolto in questo importante convegno che certamente offre una preziosa occasione di confronto e apprendimento su un tema sempre attuale qual è quello della professionalità nel lavoro pubblico e nel lavoro privato. Io personalmente mi occuperò della questione relativa alla professionalità sul versante digitale dell'aspirante lavoratore pubblico e quindi delle competenze richieste all'aspirante lavoratore pubblico nella fase di accesso agli impieghi, alle dipendenze della, della PA al tempo della digitalizzazione delle procedure concorsuali rinviando ai eh, successivi interventi la trattazione della tutela della professionalità in costanza di rapporto anche attraverso il tanto invocato strumento della formazione e della formazione permanente. In particolare. Vorrei eh, qui eh, soffermarmi sia, pru, sia pur eh, brevemente sul processo di digitalizzazione della PA e sugli effetti che eh, questo, questo processo sta eh, producendo in capo ai privati cittadini chiamati a rapportarsi con la PA attraverso delle piattaforme online di modo da eh, verificare il perimetro dell'onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul candidato di un pubblico concorso. Per esaminare il tema mi affiderò e richiamerò il decreto cautelare numero eh, 5055 del 31 ottobre scorso, con cui il Consiglio di Stato è intervenuto sul punto richiedendo con una espressione tanto evocativa quanto efficace e già richiamata anche dal professor Boscati nel suo intervento l'individuazione di un limite affinché il privato cittadino non sia costretto a un gioco dell'oca per completare una procedura telematica che gli sia imposta dalla PA Prima di eh, esaminare la vicenda e la posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa, occorre però, mh, a mio avviso, aver ben chiaro come l'introduzione dei servizi pubblici digitali e l'informatizzazione dei bandi di concorso, delle procedure concorsuali, benché siano di fatto... Eh, state siano state progettate all'insegna della semplificazione, nel concreto male si conciliano con la scarsa padronanza delle tecnologie dei cittadini. A riguardo, l'indice europeo d'ESI di digitalizzazione dell'economia e della società, già richiamato nell'intervento del dottor Meneguzzi, ha recentemente evidenziato che nel contesto nazionale a fronte della implementazione dei servizi pubblici digitali, l'area relativa al cosiddetto capitale umano sia eh, rimasta pressoché invariata, confermando quindi la persistente arretratezza delle competenze delle persone residenti in Italia, da cui eh, rischia di conseguire pacificamente una diffusa inaccessibilità dei eh, servizi digitali della PA e dei bandi di concorso della stessa che rischia poi di tradursi in discriminazione a danno dei più, a danno di coloro che non dispongono delle competenze e delle conoscenze tecniche necessarie per dialogare oggi con, con la pubblica amministrazione digitale. Come anticipavo... Sul punto è recentemente, recentemente intervenuto il Consiglio di Stato nell'ambito di una controversia avente oggetto un pubblico concorso nel quale una candidata, dopo avervi partecipato e dopo aver superato tutte le prove, aveva omesso di manifestare la propria preferenza nella successiva fase telematica. Di indicazione della sede di destinazione. Da un lato la concorrente era convinta di aver espresso la propria scelta sulla piattaforma digitale perché la stessa aveva generato e confermato l'avvenuta ricezione del caricamento, dall'altro lato, invece, l'ente riscontrava che dal caricamento sul portale a risultare non fosse l'invio ma eh, semplicemente il salvataggio in modalità bozza, sicché la graduatoria non collegava alcuna sede di destinazione alla candidata, la quale contro tale circostanza proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo. La questione quindi attiene a quel delicato equilibrio che si instaura tra le parti e più eh, specificamente sugli oneri eh, gravanti su, sulle stesse. Dal lato dell'aspirante lavoratore pubblico, l'onere di conoscere e di mantenersi aggiornato circa l'utilizzo e il funzionamento dei sistemi pubblici digitali, sulla PA, l'onere di eh, fornire un adeguato supporto, un adeguato soccorso alla eh, persona obbligata a interfacciarsi con, con tali procedure. Tornando ai fatti di giudizio, il tribunale, adito dalla concorrente, rigettava l'appello, statuendo che solo ove rimanga impossibile stabilire con certezza che vi sia stato un errore da parte del trasmittente o che la, tra o che la trasmissione sia stata danneggiata per vizio di sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito e gestito la gara. Ma a parere del TAR, nel caso di specie tale incertezza non era eh, stata dimostrata. Se verosimilmente la candidata, ritenuto in buona fede di aver indicato la preferenza, avrebbe anche potuto non eh, verificarne il corretto caricamento, un eventuale crash del sistema sarebbe stato di agevole accertamento da parte della PA, la quale al contempo non avrebbe nemmeno potuto eh, esercitare il potere di soccorso istruttorio, dal momento che l'indicazione della sede di de destinazione rappresentava e in linea generale rappresenta una facoltà riservata ai concorrenti dei bandi di concorso. Su questo giudizio però, come ho anticipato, si è pronunciato il Consiglio di Stato che appellato dalla candidata in fase cautelare monocratica, ha sospeso l'efficacia della sentenza, disponendo che l'amministrazione, nelle more della decisione collegiale, tenga conto delle preferenze già espresse dalla candidata, anche se non correttamente caricate. Secondo il Consiglio, la eh, giustificazione adottata dal Tar è un mero Ossimoro motivazionale, già che l'incertezza che non era stata dimostrata in giudizio, per definizione, non può integrare l'onere probatorio gravante su chi la invoca, ma al contrario, esso deve gravare sulla controparte, ossia sull'ente che ha bandito e gestito la procedura concorsuale. La vera portata innovativa del decreto, però attiene alla posizione debitoria dell'amministrazione, in capo alla quale si individua un dovere di soccorso istruttorio, procedimentale e informatico molto ampio, non solo preventivo ma anche successivo, in tutti i casi in cui la modalità telematica rappresenti l'unico mezzo, l'unico canale, Attraverso il quale i concorrenti possono accedere a un bando di concorso. In vero, i eh, principi di correttezza e di buon andamento che operano nei confronti della PA e che devono orientarne la condotta nei rapporti con gli interessati, impongono un onere, ma forse anche un obbligo di collaborazione in capo alla stessa in tutte le procedure informatiche concorsuali, al fine proprio di non generare quelle disparità di trattamento che citavo in apertura fra digitalmente abili e non. Quanto invece all'obbligo di diligenza informatica o di professionalità informatica gravante sul aspirante lavoratore pubblico, il Consiglio di Stato invita a domandarsi se a carico del privato cittadino non professionista possano essere traslate tutto, tutte, tutti gli oneri eh, che la giurisprudenza ha fatto ricadere eh, nell'ambito della partecipazione delle imprese alle gare o degli avvocati al processo telematico, ritenendo però che su di esso, quindi sul privato cittadino, non possa gravare, gravare l'onere di munirsi di un ufficio informatico per potersi correttamente rapportare con la PA. E nella medesima direzione sembra collocarsi anche il più recente parere dei giudici di Palazzo Spada, parere numero 585 del 15 aprile scorso, che in relazione all'approvazione dello schema di regolamento recante modifiche al DPR 487 del 1994, come noto in materia di accesso agli impieghi pubblici e modalità di svolgimento dei concorsi, in questo parere il Consiglio di Stato ha infatti censurato il mancato inserimento di un comma a tutela dei cittadini in caso di malfunzionamenti della piattaforma digitale che impediscano l'utilizzo della stessa per la presentazione della domanda e dei relativi allegati eh, nell'ambito di una procedura concorsuale. Tutela però che è oggi prevista nella riscrittura del settimo comma dell'articolo 3 del DPR rubrica, rubricato bandi di concorso, da un lato con l'obbligo di proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, in caso di malfunzionamenti ovviamente, e dall'altro con l'obbligo di garantire un servizio di assistenza informatica in capo alla PA. Un minuto, e quindi me lo prendo tutto, eh, cercando di inquadrare quello che a mio avviso è il vero punto di discussione di questo eh, decreto cautelare. Il vero punto di discussione resta, secondo me, quello di comprendere il perimetro della professionalità digitale richiesta all'aspirante lavoratore pubblico, senza, come già detto, giochi dell'OCA, salvo postulare un obbligo di eh, alfabetizzazione informatica, quale precondizione per l'accesso alla PA, che in vero però rischia di tradursi in discriminazione ad anno dei più. Quindi nell'attesa eh, che sia formalizzato questo obbligo, quello che possiamo ricavare da questo decreto cautelare è che sarà comunque onere della PA prevenire i rischi connessi alla digitalizzazione delle procedure concorsuali, prevenirli anziché doversene curare poi. Nel solco di una eh, giurisprudenza amministrativa, che è, ben, che è ben consapevole del significato dei principi di buon andamento, di correttezza e buona fede che governano l'azione amministrativa. Ringrazio per l'attenzione e spero di aver preso questo minuto senza averlo... Senza... Esatto. Grazie. Grazie Massimiliano. E in tutto questo ricordiamoci che da ora i concorsi saranno solo sul portale INTA. Per cui, addio Gazzetta, addio. Il portale è di difficilissimo utilizzo. Per cui, staremo a vedere se si è alzata la soglia delle competenze digitali richieste ai dipendenti o se dovremo andare al patronato adesso per fare domanda per un concorso pubblico. Allora, sulla fase di accesso al lavoro abbiamo sentito. Vediamo ora cosa succede nel rapporto. Ci chiediamo con Gianluigi Pezzini, avvocato e dottorando davvero ormai in chiusura, eh, in diritto del lavoro, Universale Studi di Udine, ehm, con una già brillante carriera avviata, ehm, ci chiediamo con Gianluigi se il datore lavoro a questo punto privato debba mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori. La vicenda di cui si sta discutendo parecchio è una questione relativa a una decisione assunta da un tribunale. Vediamo un po' che cosa è successo e che cosa va detto. Grazie. Grazie mille. Eh, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti e a tutti, ringrazio e eh, mi unisco ai ringraziamenti del collega Di Falco, alla professoressa Zilli e al professor Boscati per l'opportunità di parlare all'evento che sancisce la chiusura solo per quest'anno eh, di, eh, di Clip e mh, non perdo altro tempo, entriamo subito nel vivo della discussione che fa un'incursione nel lavoro privato-privato tenendo sempre in un focus sulla professionalità. Il caso eh, che, ho, eh, che ho studiato è il, il tribunale, la sentenza del Tribunale di Lecco del 31 ottobre 2022, la sentenza numero 159, nella quale il Tribunale ha accertato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Che era stato intimato ad un lavoratore perché le sue competenze, a seguito di una riorganizzazione del ciclo produttivo dell'azienda, erano divenute obsolete. Nel dettaglio, eh, l'azienda la, è passata dalla produzione e manutenzione di carrelli elevatori con motore a scoppio diesel o benzina a eh, carrelli elevatori con motore, motore elettrico. E nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, ehm, è stato, si è prestata attenzione all'onere eh, che grava sul datore di lavoro e il, il giudice ha eh, stabilito che il contenuto dell'onere ehm, che grava sul eh, datore di lavoro riguarda non solo la sussistenza. Ehm, delle ragioni eh, aziendali ma anche del nesso, del nesso causale e la eh, inutilizzabilità aliunde della prestazione del lavoratore licenziato. E fino a qua mi permetto di dire nulla di nuovo sul fronte occidentale. Ma il, eh, il Tribunale fa un passaggio, un passaggio ulteriore, ovvero che eh, ritiene di dover valutare in modo particolarmente rigoroso nel caso di specie l'onere che grava sul datore di lavoro perché non si tratta né di una soppressione del posto di lavoro e soprattutto l'azienda non versa in uno stato di crisi. Per cui il Tribunale ritiene di dover anche valutare l'entità dello sforzo compiuto dal datore di lavoro nel valutare se poter riutilizzare o meno il lavoratore. Perché questo, questo, questa valutazione? Perché secondo il, il giudice i principi di correttezza e buona fede imporrebbero al eh, datore di lavoro di eh, valutare, quindi provare in, in giudizio anche l'impossibilità o quantomeno l'antieconomicità della riqualificazione professionale del dipendente. E per queste ragioni ha accertato l'illegittimità del, del licenziamento in quanto non era stata raggiunta la prova né della riorganizzazione aziendale e neanche della inutilizzabilità della prestazione del lavoratore. E quindi a questo punto una domanda che potrebbe sorgere ehm, riguarda se questa pronuncia del Tribunale di Lecco si possa, si inserisca in un filone giurisprudenziale consolidato o se sia una pronuncia isolata. Nella, eh, diciamo, nella ricerca eh, che, ho, che ho svolto ho eh, individuato una sola pronuncia conforme della, eh, della Cassazione eh, che risale al 2008, la 11.142, la quale esplicitamente dice che nonostante non in linea generale non rientri tra gli obblighi del datore di lavoro quello di curare la formazione professionale, del, del dipendente sorge un obbligo specifico di formazione quando si vadano a modificare ehm, le, eh, le le, il, i sistemi e i metodi eh, della produzione che comportino quindi una mutazione dell'oggetto della prestazione lavorativa. Ma in, a, livello, eh, a livello giurisprudenziale l'orientamento prevalente è eh, diametralmente opposto. Quello di, più di recente stabilito dalla Cassazione civile, la sentenza numero 5981 del 23 febbraio 2022, che non troverà d'accordo il, il professor Boscati, se ho compreso bene la sua, la sua relazione, perché ci dice che... Ai fini del, eh, del repesciage sono eh, valutabili solamente le mansioni che sono compatibili con le competenze professionali del lavoratore e non c'è un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro. E quindi tornando, eh, diciamo, alla, alla domanda, eh, diciamo, alla domanda di ricerca, quindi se il datore di lavoro privato debba mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori, la risposta è dipende. Dipende da cosa? Dipende da quale orientamento andiamo a eh, privilegiare tenendo conto anche che l'istituto del Repechage è un istituto di matrice giurisprudenziale. E avviandomi alle, alle conclusioni, ehm, il, eh, e per non trincerarmi dietro il dipende alla, alla risposta, eh, a mio avviso l'orientamento accolto dal Tribunale di Lecco eh, presta il fianco ad alcune considerazioni. Una è un, è un rilievo critico, l'altra invece più che un rilievo critico una presa atto. Partendo da quest'ultima, la ehm, giurisprudenza, anche sulla scia eh, delle, delle pronunce in materia di diritto antidiscriminatorio, sta ormai erodendo la tradizionale concezione monolitica della insindacabilità delle scelte imprenditoriali che, per mantenere sempre la metafora geologica, è stata scolpita dal legislatore dalla legge 183 del 2010. Mentre invece sul versante, diciamo sul suo rilievo critico, ehm, ritengo che la pronuncia ehm, nasconda un rischio di eccessiva soggettività eh, nelle, nella valutazione dell'antieconomicità o dell'impossibilità della riqualificazione professionale del lavoratore. Però per cercare di mitigare e superare questo rischio si potrebbe andare ad applicare in via, eh, in via analogica a quanto previsto dal legislatore in materia di accomodamenti ragionevoli. Quindi ritenendo che debba esserci la sostenibilità economica, intesa come una valutazione tra le risorse e le dimensioni dell'azienda per, ehm, per, per la riqualificazione professionale. E mi avvio alle veramente alle conclusioni. E probabilmente la giurisprudenza ha colto le suggestioni del professor Ales perché in una recente ordinanza della Cassazione, la 12.241 del 9 maggio del 2023. Eh, ha confermato la legittimità di un licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di partecipare a corsi di aggiornamento professionale durante l'orario di lavoro e anche in un periodo in cui c'era una bassa eh, carico di lavoro, quindi non aveva nessuna scusa ecco, per eh, eh, non partecipare ai corsi. Vi ringrazio dell'attenzione. Ringrazio moltissimo Gianluigi che è riuscito a tratteggiarci in poche battute efficaci il percorso che spiega quel dipende in cui ci si trova spesso a dover considerare i fatti. Passerei ora la parola alla dottoressa Giulia Colombo, dottorana di ricerca in diritto del lavoro nell'Università di Udine, per un tema molto caro al professor Boscati. Andiamo a interrogarci sulla patologia, e cioè se c'è qualcosa oltre a mobbing e straining. Facciamo un po' il punto di quello che si dice eh, nelle alte corti e vediamo se il professor Boscati può crearne qualche utile insegnamento. Ringrazio nuovamente la professoressa Zilli e il professor Boscatti per, per l'opportunità di partecipare a questo evento conclusivo di Clip. Appunto, come anticipato e come mi ha introdotto la professoressa Zilli, ehm, mi è stato chiesto di affrontare la questione delle situazioni conflittuali nell'ambito del rapporto di lavoro. E a tale proposito eh, vi propongo quindi una pronuncia che ho analizzato e mi sembra essere eh, significativa, che è appunto l'ordinanza numero 29.059 del 6 ottobre 2022 della Cassazione, che offre appunto l'occasione per riflettere sulla cosiddetta conflittualità lavorativa che può sorgere nell'ambito del rapporto di lavoro. Il caso riguarda appunto una lavoratrice eh, impiegata presso una pubblica amministrazione che ehm, ha lamentato una situazione di disagio eh, lavorativo dinanzi al Tribunale eh, di Nola. La lavoratrice riteneva eh, infatti che l'amministrazione avesse posto in essere nei suoi confronti delle condotte mobilizzanti. E quindi chiedeva il risarcimento dei danni eh, per mobbing, senza però ottenere un esito positivo su questo. Soccommenti in primo grado, la lavoratrice così ricorreva dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che rigettava eh, l'istanza per, per l'insussistenza della prova dell'intento lesivo e per, e per incompatibilità dello stesso, quindi dell'intento lesivo, con l'esistenza di comportamenti asseritamente dannosi. Nelle conclusioni eh, la Corte Territoriale evidenzia un aspetto molto importante e significativo eh, perché dice che eh, dagli atti emerge una mera situazione, e cito testualmente eh, le parole eh, quanto detto dalla Corte eh, d'appello di Napoli, Dice appunto che si tratta di una situazione di accesa conflittualità tra le parti, non trasmondata in una, in una condotta vessatoria, non potendosi così identificare l'illecito del mobbing. La lavoratrice quindi proponeva ricorso poi dinanzi alla eh, Cassazione, ritenendo la violazione degli articoli 2087 e 2103 del Codice Civile e dell'articolo 112 del Codice di procedura civile, sostenendo appunto che la Corte di Merito avrebbe dovuto valutare anche gli elementi caratterizzanti il cosiddetto straining, rappresentati dalle condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, valutando il disagio lavorativo e il demansionamento come fonte di danno non patrimoniale. Il motivo del ricorso si incentrava dunque sul tema, eh, come ho già detto, del cosiddetto straining, con riferimento all'obbligo datoriale di assicurare un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione lavorativa ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile. La Suprema Corte come mh, reagisce? Eh, la Cassazione, in continuità con i precedenti eh, due gradi del giudizio, confermava la non configurabilità del mobbing, vista l'assenza del carattere vessatorio delle condotte da parte dell'amministrazione, e parimenti escludeva lo straining, perché... E cito, riteneva che le forti divergenze sul luogo di lavoro non determinavano un ambiente di lavoro nocivo. Pertanto il disagio lavorativo percepito dalla lavoratrice non poteva attribuirsi a condizioni di lavoro stressogene. Nell'ordinanza di cui sto parlando vengono quindi ribaditi in realtà gli elementi connotanti, costitutivi, il mobbing e lo straining, già eh, richiamati più volte dalla giurisprudenza. Però nell'ordinanza eh, che vi ho appena descritto eh, vengono estromessi dalla fattispecie del mobbing e dello straining l'accesa conflittualità connotata dalle forti divergenze. Inoltre la Cassazione eh, riteneva che sulla base eh, dell'ampia e dettagliata istruttoria compiuta dalla Corte di Merito, quindi dalla Corte d'Appello di Napoli, eh, non c'erano stati inadempimenti eh, da parte dell'amministrazione in termini di demansionamento, sottrazione di mezzi di lavoro, accuse infondate, pertanto non vi era violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile. Bene, a questo punto l'interrogativo è, ehm, visto che eh, all'inizio ho parlato di conflittualità lavorativa, mi sono chiesta, ebbene, cosa rientra all'interno della conflittualità lavorativa oltre il mobbing e lo straining a questo punto? Ebbene, la conflittualità lavorativa può quindi... Sono arrivata a dire che in base a questa sentenza, che può comprendere non solo la fattispecie appunto del mobbing e dello straining, ma anche altre ipotesi di contrasto eh, che possono sorgere tra le parti, che però non implicano una violazione dell'articolo 2087 del codice civile, come nel caso in esame di accesa conflittualità connotata da forti divergenze così come definita dalla Cassazione. Inoltre ho eh, riscontrato altre pronunce della Cassazione in cui si resta al di fuori della responsabilità datoriale quando tutto si riduca a meri dis disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità come sancito dalle sezioni unite del 2008 nella pronuncia numero 26.972 e del 2010 numero 4.063, ovvero quando i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa, come affermato eh, nella pronuncia della Cassazione numero 3.028 del 2013. Possiamo dire quindi che mh, non è possibile attribuire qualsiasi malessere o disagio lavorativo al datore di lavoro e a una sua responsabilità. Al contrario invece può sorgere responsabilità datoriale eh, anche quando ci sia una situazione di mero inadempimento del datore, imputabile anche solo a titolo di colpa purché eh, questa situazione di mero inadempimento sia, do, sia idonea a comportare un pregiudizio alla salute del lavoratore. In questo caso eh, non è necessario che vi siano quindi i, gli elementi costitutivi, le fattispecie del mobbing e dello straining, ma è sufficiente il danno, alla salute, il danno provocato alla salute del lavoratore. I casi sono le recenti pronunce eh, numero 33.428 e, e 33.639 del 2022, dove quest'ultima inoltre mh, mi sembra essere particolarmente significativa perché esplicita come tra gli obblighi datoriali eh, vada compreso anche l'obbligo del datore di lavoro di prevenire i rischi collegati allo stress lavoro correlato, alla luce dell'articolo 28 del decreto legislativo numero 81 del 2008, che rappresenta un'ulteriore specificazione del più generale, generale canone presidiato dall'articolo 2087 del Codice civile. In base al quale cioè ba l'articolo 28 prevede appunto che è compito del datore di lavoro valutare tutti i rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro co correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004. Ricordo che questo accordo è stato sottoscritto dalle parti sociali a livello europeo e definisce lo stress da lavoro come uno stato che si accompagna a malessere, disfunzioni fisiche, psicologico-sociali, che può causare problemi di salute e proprio per questo può investire, anzi investe, la responsabilità del datore di lavoro che è obbligato a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore. In questa prospettiva quindi di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa, quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, si alimenta, si incrementa l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro. La conflittualità lavorativa quindi mi sembra avere dei confini indefiniti, in quanto essa rappresenta un contenitore con un contenuto in realtà molto ampio in cui possono rientrare molteplici ipotesi di contrasto tra le parti. E quindi soltanto un'attenta eh, e puntuale analisi eh, dei fatti permette di volta in volta di decidere che cosa sia risarcibile e cosa no e quando vi sia effettivamente responsabilità del datore di lavoro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giulia. Il problema sarà la prevedibilità, cioè quanto allargo e quanto stringo. Questo, questo dipende che sempre più si affaccia ai nostri discorsi. Ma lo vediamo fra poco. Il nostro ultimo, ma non ultimo intervento è dell'avvocata Daniela Lafratta del Foro di Taranto, che è qui a senista, a, eh, a sinistra di ricerca in diritto del lavoro. Ehm, alla quale tocca un compito spinoso, cioè di addentrarsi nell'ultimo dei temi che abbiamo individuato di interesse sulla professionalità, che è quello della discrezionalità nel conferimento degli incarichi. Ci sono molte novità eh, appena varate, cerchiamo di esplorarle. Grazie Daniela. Okay. Buonasera a tutti e a tutte. Io non mi ripeto nei ringraziamenti alla professoressa Ziglia e al professor Boscati, eh, mi accodo ovviamente, condivido quelli dei, di chi mi ha preceduto, dei miei colleghi. Dunque, io mm, vorrei concentrarmi in questo mio intervento su um, una sorta di comparazione tra la norma di cui l'articolo 19 del Decreto legislativo 165 del 2001 e il novellato. Articolo 48 del Codice delle Pari Opportunità. Mi voglio, ho deciso di concentrarmi sul comparto dirigenziale della Pubblica Amministrazione perché, perché, ahimè, devo dire, è un comparto in cui il divario di genere è ancora davvero molto forte. Dai dati che ci vengono infatti consegnati da vari report e dalle stime. Noi vediamo che nel, il grosso della forza lavoro che opera ogni giorno nelle pubbliche amministrazioni italiane è sostanzialmente diciamo, nella maggioranza di genere femminile. Parliamo di quasi 2 milioni di donne contro 1.400.000 uomini e anche il possesso dei titoli delle donne risulta essere mediamente più alto rispetto a quello degli uomini. Quindi, sempre per dare i numeri, ehm, risulta che abbiamo quasi 700.000 donne con in possesso di laurea specialistica o magistrale contro 260.000 lauree magistrali possedute da, uh, dagli uomini bene quindi, nonostante i numeri rappresentano ci dicono che le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro nella pubblica amministrazione e che hanno anche eh, mediamente queste posseggono dei titoli eh, più alti rispetto a quelli posseduti dagli uomini, dobbiamo dire che solo il 36% delle cariche dirigenziali sono coperte e assunte dal genere femminile. Addirittura ancora più basso, il 27% sono le donne che ricoprono l'incarico di direttore generale. Ecco quindi questo è il campo nel quale vorrei muovermi e valutare effettivamente quanto la discrezionalità della pubblica amministrazione incide anche sulla, sulla crescita professionale, quindi proprio sulla professionalità del genere femminile. Ora, mi è doveroso premettere che l'atto con cui la pubblica amministrazione fornisce l'incarico da dirigente è ovviamente quello che la dottrina e la giurisprudenza in modo del tutto concorde, concorde hanno ricondotto ad una natura privatistica di questo atto. Proprio il professor Boscati abbastanza richiamato oggi, um, ha avuto modo di, um, testualmente cito, di dire che proprio nella fattispecie del conferimento dell'incarico dirigenziale che si manifesta con maggiore forza la connessione tra la pubblicità delle funzioni che l'amministrazione deve svolgere e il carattere privatistico del rapporto individuale di lavoro dei dirigenti. Anche la giurisprudenza, mi riferisco soprattutto alla Cassazione, non ha mai messo in dubbio la natura privatistica dell'atto di conferimento um, dell'incarico dirigenziale. E proprio sulla natura privatistica la Cassazione è intervenuta a colmare un certo senso di opacità dell'articolo 19, prima richiamato, del decreto legislativo 165. Cosa ha fatto la Cassazione in un orientamento che possiamo sostanzialmente dire ormai essere non solo consolidato ma ormai granitico? Partendo dalla natura privatistica dell'atto, ha ricollegato um, ai principi di buona fede e correttezza l'attività che la pubblica amministrazione può porre in essere, andando a collegare così anche la discrezionalità a questi due principi di carattere civilistico. In questo modo, lì dove la pubblica amministrazione nel conferire un incarico dirigenziale non si attiene ai principi di buona fede e correttezza, cade in un inadempimento contrattuale che è idoneo a produrre un danno che poi eventualmente sarà risarcibile. Tra questi eh, paletti che mh, è stato compito della Cassazione eh, individuare e rappresentare alla discrezionalità della pubblica amministrazione, vi è uno in cui mh, diciamo ehm, si vede forte poi il confronto che faremo con l'articolo 48 del codice delle pari opportunità e mi riferisco in particolar modo all'obbligo di motivazione che eh, il datore di lavoro pubblico, che in questi casi quindi si atteggia diciamo, a datore di lavoro privato, deve ovviamente motivare la scelta sul, che ricade sul candidato. E la Cassazione è ben precisa nel dire come deve motivare? Deve fornire una motivazione adeguata attraverso, o meglio, all'esito di un percorso comparativo dei curricula delle, degli aspiranti, diciamo dei candidati, e fornire adeguata motivazione, non solo in merito, diciamo, alla scelta, alla preferenza che è ricaduta sul soggetto che poi effettivamente sarà investito dell'incarico, ma anche del perché le qualità possedute dagli altri candidati sono state ritenute meno preferite rispetto a quelle poi in realtà del, uh, del soggetto che appunto riceve l'incarico. E più precisamente sostiene la Cassazione che questo adempimento non può essere assolto in via meramente formale, come è capitato, come abbiamo avuto modo di vedere in alcune sentenze di merito che poi sono state ehm, insomma, messe in discussione dalla, dalla Cassazione. E questo orientamento quindi specifica che... Um, il dovere motivazionale può dirsi assolto solo dove vengono chiariti i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire appunto, un certo livello di preponderanza e poi anche le ragioni per cui rispetto a tali profili gli altri concorrenti sono stati ritenuti meno preferibili. Ecco quindi che vediamo come è solo attraverso l'opera del, della giurisprudenza che quella norma di riferimento, quindi l'articolo 19 del 165, è stata poi in grado di fornire un obbligo di motivazione andando anche a limitare la scelta del, della Pubblica Amministrazione, limitando quindi sostanzialmente anche la discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Che cosa succede invece? E perché. Voglio appunto paragonare l'articolo 48 del codice uh, delle pari opportunità. Questa norma è stata da, ultimo, uh, da ultima novellata. Mm neanche un anno, luglio del 2022. è la norma che ovviamente a differenza dell'articolo 19 non si riferisce solo alle cariche di dirigenziali ma si riferisce a tutti i comparti in cui le donne risultano essere sottorappresentate, impone già la norma stessa, quindi la lettera della norma, una, um, rivolge la sua attenzione alle donne sottorappresentate e recita testualmente che in occasione tanto di assunzioni quanto di Mozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita e adeguata motivazione. Ecco quindi che è il confronto, a mio parere, ci, ehm, ci consegna un'arma molto più potente da un punto di vista di parità di genere all'interno della pubblica amministrazione. È uno strumento poderoso per limitare quella discrezionalità della pubblica amministrazione che è probabilmente... Non vorrei lanciare accuse, quindi uso il probabilmente, è anche complice di questa disparità di genere, così tanto marcata all'interno della pubblica amministrazione, con espresso riferimento alle cariche dirigenziali. Quindi, Qui si vede, um, è ben evidente l'intenzione del legislatore di correre subito i ripari e quindi di uh, rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e il raggiungimento delle progressioni di carriera del, del genere femminile. Quindi... <coughs> La stessa norma detta le regole e la portata minima del, dell'obbligo motivazionale, disponendo quindi testualmente, scusate se mi ripeto, un'esplicita e adeguata motivazione. Concludo. Possiamo di certo ravvisare quindi uno strumento nella novellata disciplina che a mio parere risulta davvero idonea ad abbattere e limitare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione che, visti i dati, consentitemi uh, di, di dirlo, è un mondo di donne dove però a comandare sono quasi solo gli uomini. Quindi, Rispondendo alla domanda di cui è il titolo del, uh, di questo breve intervento, il conferimento di incarichi è discrezionale? Sì ma questo tipo di discrezionalità deve ehm, atteggiarsi all'interno di un perimetro ben delineato da una parte dalla giurisprudenza, dall'altra parte adesso con il novellato articolo 48 del codice ehm, delle pari opportunità e questo al fine di eh, garantire imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche il rispetto del diritto di ogni persona ad avere pari opportunità di crescita professionale indipendentemente dal sesso e dal genere di lavoratori e lavoratrici. Grazie. Grazie Daniela, grazie avvocata la fratta. Come si diceva prima, questi, questi convegni, questi eventi sono anche estremamente tempestivi. Abbiamo la bozza, ma credo ormai si possa considerare il definitivo del nuovo di PR Concorsi, che mette ultima fra le preferenze, quindi a parità di punteggio, mette ultima la preferenza di genere, che andrà un po' bilanciata con quello che abbiamo appena sentito. Questi saggi verranno conferiti nel volume di clip, per cui avremo modo di discuterne ancora. E ringrazio moltissimo eh, Massimiliano De Falco, Gianluigi Pezzini, Giulia Colombo e Daniela Lafratta. Chiedo loro di cedere il posto ai nostri ultimissimi, ma non ultimi... Eh, interventori di oggi in questo lungo pomeriggio abbiamo eh, Gabriele Allieri eh, il dottor Gabriele Allieri giudice del lavoro presso il tribunale di Gorizia l'avvocata margherita della picca avvocata giuslavorista del foro di Udine la dottoressa Lida Cimarossi consulente del lavoro delegata della fondazione consulenti per il lavoro e lasciatemelo dire anche dottoressa di ricerca di UNIUD eh, da poco di nuovo assegnista di ricerca Uniud. Allora, eh, cerco un po' insieme a questi... Eh nuovi e vecchi amici del diritto del lavoro udinese di tirare le fila di questo lungo pomeriggio, ma anche di questa lunga cavalcata di clip. In che senso? Credo che abbiamo due temi da affrontare e eh, lo facciamo prendendoli di petto. Il primo questa questione della formazione che alleggia fra noi. Cerchiamo di capire e qui vorrei anche eh, omaggiare i progetti di ricerca di questo gruppo del laboratorio lavoro, in particolare eh, l'attenzione che in, questo, in questi ultimi anni è stata dedicata al tema della formazione da parte della professoressa Brollo e delle e dei collaboratori e collaboratrici del gruppo di ricerca. E vorrei eh, in questo senso... Ehm, Provare a concentrarci, per quanto le forze ancora ce lo consentano, sui, sul tema da prima della formazione. La formazione è ancora e può essere uno strumento che protegge la eh, professionalità dei lavoratori. Abbiamo un contratto speciale che ne parla molto e dobbiamo confrontarci essenzialmente con l'apprendistato. Inizierei, ehm, in, inizierei il giro dall'avvocata eh, dall della Picca sulle questioni proprio relative all'apprendistato. Eh, saluto tutti e mi addentro immediatamente nel tema per rimanere... Eh, nel tempo eh, a disposizione che è quello che è minimo <ride> indispensabile e, come diceva la professoressa Zilli mh, io mi occuperò mh, del, di tratteggiare il diverso ruolo che eh, la formazione assume nell'ambito dell'apprendistato rispetto al, all'ambito dell'istituto del tirocinio e poi mh, rispetto a, a quello che è il contratto di lavoro subordinato eh, ordinario. Eh, formazione che eh, lo ricordo anche se non serve è eh, tema eh, sicuramente centrale nell'ambito del contesto lavorativo in quanto riconosciuto anche dalla Costituzione che all'articolo 35,2 eh, ci ricorda che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Eh, con riguardo alla formazione nel tirocinio partirei dalla, dalla definizione che la legge di bilancio del, del 2022, che è intervenuta da ultimo sulla disciplina del tirocinio, dà dell'Istituto, eh, che viene definito come un percorso formativo finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, ma anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La legge di bilancio ci ricorda poi che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Analogamente le linee guida del tirocinio del 2017, che per ragioni che non sto qui a spiegare non sono ancora state eh, aggiornate, eh, definivano il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Ecco allora che dalle stesse definizioni dell'istituto risulta che l'unico interesse soddisfatto dal tirocinio è esclusivamente l'obiettivo formativo, idoneo a facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Dunque la formazione impartita è l'unico oggetto del contratto, mentre le prestazioni di attività fisica o intellettuale rimangono funzionali alla formazione stessa e non costituiscono autonomo oggetto del contratto. Differentemente da quanto accade per l'apprendistato, che, eh, come sappiamo, viene definito dal decreto legislativo 81 del 2015 un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Ecco che la natura qui duale dell'oggetto viene eh, già esplicitata nella definizione. Eh, quindi prestazione di lavoro ma anche formazione che costituiscono gli oggetti eh, concomitanti ed è per questo che viene definito un contratto a causa mista del, eh, del rapporto contrattuale. Più complessa invece eh, la eh, delineazione della formazione nell'ambito del contratto di lavoro subordinato ordinario. Perché? Perché fatta salva la formazione in materia di sicurezza il diritto alla formazione non ha ancora trovato un esplicito e compiuto riconoscimento a livello normativo se non nel limitato contesto dei, ad esempio dei congedi per diritto allo studio di cui è la legge 53 del 2000 o nel contesto dell'articolo 10 dello statuto dei lavoratori. Eh, è pur vero che eh, nel 2015 con la modifica eh, dell'articolo 2103 si è espressamente riconosciuto l'obbligo formativo in capo al datore di lavoro in caso eh, di ove necessario di mutamento eh, di mansioni seppure non a pena di nullità eh, Tale riconoscimento però mi, mi pare di, di poter sostenere che non abbia di fatto concretamente innovato il contesto eh, normativo eh, ufficializzando un diritto generalizzato alla formazione del lavoratore. Eh, Tant'è che mh, riterrei di poter sostenere che tale modifica mh, non fa altro che esplicitare un obbligo che applicando eh, i principi di eh, buona fede e, e correttezza quali fonti di integrazione del contratto poteva eh, intendersi già esistente prima e mi spiego, se eh, appunto i principi di correttezza e buona fede impongono uno sforzo del contraente eh, che non comporti un apprezzabile sacrificio affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente, allora anche in precedenza eh, poteva probabilmente sostenersi che in caso di mutamento di mansioni che necessitassero di una formazione e che tale formazione, nel caso in cui tale formazione non comportasse un sacrificio apprezzabile da parte del datore di lavoro, poteva ritenersi quindi che l'obbligo già sussistesse in capo a parte datoriale. Quindi l'unico impatto, a mio avviso, che l'esplicitazione di tale obbligo ha avuto è quello di non limitarlo più all'assenza di un apprezzabile sacrificio da parte del datore, ma di estenderlo a tutti i casi di mutamento di mansioni. Ciò però risulta pur sempre un riconoscimento limitato del ruolo della formazione, che viene pur sempre intesa anche nel nuovo 2103 come una necessità contingente del qui e adesso, quindi c'è un approccio di tipo finalistico. Muto la mansione, per cui è necessaria la formazione eh, e ti fornisco eh, gli strumenti per, per attuarla. Non c'è però un ruolo pregnante anche in termini di. Eh, elevazione e sviluppo delle potenzialità del lavoratore e di aggiornamento delle competenze, ad esempio anche nel contesto delle innovazioni tecnologiche o in campo ad esempio di eh, soft skills, quindi competenze trasversali. Eh, di fatto ancora la tutela e il riconoscimento di un diritto alla formazione del lavoratore di più ampio respiro, quindi inteso non solo come strumento necessario a svolgere una prestazione diversa, ma anche come strumento atto ad aggiornarlo ed elevarlo professionalmente, è demandato principalmente alla contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, che mentre nel passato si eh, limitava eh, al riconoscimento delle 150 ore di permessi retributivi per l'acquisizione di un titolo di studio o comunque di una formazione basilare, eh, nel tempo ha fatto molti passi avanti in materia di formazione. E nel panorama attuale in particolare spiccano quali esempi virtuosi il contratto collettivo dei metalmeccanici e il contratto collettivo degli elettrici che risultano essere i soli che riconoscono un vero e proprio diritto soggettivo alla formazione del lavoratore eh, inteso come bene della vita concretamente esigibile eh, dallo stesso. In particolare il CCNL Metalmeccanici riconosce 24 ore di eh, formazione retribuita durante l'orario di lavoro e il contratto collettivo elettrici ne riconosce eh, 28. Eh, certamente molta strada eh, c'è da fare. E concludo per aver esaurito il tempo a mia disposizione, con una domanda mh, che a cui non darò risposta, perché i saggi mi insegnano che a volte le domande sono più importanti delle risposte. Eh, mi chiedo, è opportuno che eh, il legislatore intervenga con un riconoscimento esplicito eh, del diritto alla formazione continua a favore del lavoratore o eh, è sufficiente che la gestione, l'organizzazione eh, e la disciplina di questa formazione rimanga demandata ai principi generali e alla contrattazione collettiva e quindi alle parti sociali? Grazie. Già l'avvocata della Picca si prenota per i prossimi 18 convegni, perché questi sono temi di cui eh, oggettivamente andremo a discutere in questi anni. Affronterei la questione da due angolature. La prima. Sentiamo che cosa ci dice la magistratura sull'omessa formazione, soprattutto nell'apprendistato, perché poi il tema diventa scottante lì. E poi andrei a sentire ehm, l'opinione della, della dottoressa Cimarossi, che qui interviene come Fondazione Consulenti per il Lavoro, per sentire se oltre a. Parti sociali, legislatore, ci siano altri soggetti che hanno un'idea di come si può eh, intervenire sul capitolo formazione. Eh, dottor Allieri, in... benvenuto al diritto del lavoro udinese Grazie. e eh, le cedo volentieri la parola. Sì. Ok, Grazie innanzitutto, sono molto contento di essere stato presente qui oggi perché è stato davvero interessante ascoltare tutti questi interventi che mi suggeriscono in linea di principio che il problema di fondo sia culturale. Nel senso che eh, tutti i problemi che si pongono e che sono stati analizzati non trovano mai una vera e propria soluzione da un punto di vista normativo perché tutte le norme che sono chiamate sostanzialmente a mettere dei, dei buchi hanno la tendenza ad anticipare un qualcosa che non è ancora presente da un punto di vista culturale, e sotto il profilo della formazione, a me sembra che sfugga di fondo e eh, lo si intravede nelle diverse ipotesi patologiche. Un dato la formazione dovrebbe interessare, quantomeno come al lavoratore, al datore di lavoro. Specialmente nel contesto dell'apprendistato, nel senso che nel momento in cui acquisisco una forza lavoro fresca, giovane. Che dovrebbe essere potenzialmente in grado di essere una spugna, non posso che avere tutto l'interesse del mondo a conferirgli le conoscenze specifiche per il mio tipo di business che gli consentiranno di essere pronto e perfetto per quel contesto e di conseguenza continuare a lavorare in quel contesto. E quindi tutte le ipotesi patologiche che si verificano in materia d'apprendistato muovono da un presupposto, quello che il datore di lavoro in realtà non ha alcun interesse rispetto a procacciarsi una forza lavoro matura o poco matura da formare, ma la forza lavoro a più basso costo possibile. Perché il vantaggio che ha l'apprendistato qual è per il datore di lavoro? Quello previsto dalle diverse norme collettive, ma poi da un punto di vista normativo è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione, ossia quello che sarebbe appropriato una volta che acquisite determinate conoscenze il lavoratore sia formato. Sotto questo profilo la formazione è centrale e, e permea la causa del contratto, tant'è che si parla non a causa di causa mista, ma non si tratta di un qualcosa di innovativo. Basta pensare che nel, nel regio decreto del 38 che disciplinava l'apprendistato, era talmente tanto centrale che era il lavoratore che doveva pagare il datore di lavoro per l'addestramento e la sua prestazione di lavoro nemmeno era dedotta nel sinallagma contrattuale. Oggi, in qualche misura, la formazione che dovrebbe aiutare a entrare nel mondo del lavoro realizza questo secondo obiettivo già nel momento stesso, perché il lavoratore effettivamente, come è stato detto, è un lavoratore subordinato a tempo indeterminato. Cosa accade però nel caso di inadempimento? Innanzitutto occorre chiarire di quando si possa effettivamente parlare di inadempimento dell'obbligo formativo. Secondo quella che è l'indicazione della Corte di Cassazione, direi più che condivisibile, non valgono tanto profili di carattere formale quanto un'analisi di carattere sostanziale. Effettivamente il datore di lavoro, rispetto alla quota parte di formazione che gli compete, ha posto il soggetto nella condizione di acquisire le conoscenze atte a realizzare lo scopo del contratto. Se no, se l'inadempimento è talmente tanto grave da sconfessare fondamentalmente il conseguimento di questo obiettivo, si può parlare di inadempimento. E questo tipo di orientamento di carattere sostanzialista è un orientamento che non viene smentito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha posto ad esempio in luce la mancanza all'interno del contratto di formazione del piano formativo individuale. Perché bisogna tener conto, per un verso che si trattava di una pronuncia che, ancorché intervenuta nel 2023, sconta i tempi bilibici dei giudizi di legittimità, perché stiamo parlando della disciplina del Decreto Legislativo 276 del 2003. Che era notoriamente problematica perché si faceva fatica a capire a che fine fosse richiesta la forma del contratto d'apprendistato, se ad substantiam o ad approbazione. Oggi sul punto abbiamo una indicazione normativa specifica, così come è specifico che il piano formativo individuale può essere redatto anche in forma sintetica. Quindi ciò che conta non è tanto la carta quanto il contenuto che si è dato alla formazione. La conseguenza, normativamente parlando, è presto detta. Perché l'articolo 47 del decreto legislativo 81 semplicemente si limita a dire che se il datore di lavoro è inadempiente in termini tali da impedire il conseguimento dei risultati di quegli articoli 43, 44 e 45, ossia per farla brevissima, il titoletto, il foglio, il certificato, la qualifica, cioè il punto d'arrivo della formazione nelle tre diverse ipotesi d'apprendistato contemplate dalla legge, deve pagare pagare i contributi, la maggiorazione dei contributivi, il differenziale tra quelli che ha corrisposto e quelli che avrebbe dovuto corrispondere se avesse correttamente inquadrato il lavoratore, maggiorati del 100%. E poi basta, nel senso che la norma lì si ferma e non parla, come ad esempio accade in tema di somministrazione o in tema di contratti a tempo determinato, di conseguenze in tema di conversione, imputazione del rapporto e quant'altro. Il che però non significa che finisca qui, perché è abbastanza evidente che questo tipo di disposizione ha natura prettamente sanzionatoria e lascia del tutto impregiudicata la sfera giuridica del lavoratore. E in effetti la giurisprudenza offre una panoramica in cui si assiste a una censura riferibile a favore del lavoratore del comportamento datoriale. È curioso però come ci si arrivi dal mio punto di vista, nel senso che la giurisprudenza di merito indica Sostanzialmente, che il contratto è nullo. Indica che è nullo perché è viziata la causa e di conseguenza si trasforma ex tunk in un contratto a tempo indeterminato to cur. Ora, partiamo da un presupposto. La previsione normativa e il silenzio normativo, quindi l'omissione normativa su questo tipo di conseguenza, non identifica l'orientamento giurisprudenziale che vi descrivo. Come un orientamento contra legge, nel senso che sono due piani distinti e soprattutto anche il dato letterale dell'articolo 47 giustifica questo orientamento. L'articolo 47 sanziona un inadempimento. Si può parlare di inadempimento nella misura in cui un'obbligazione esiste. Un'obbligazione esiste nella misura in cui il contratto è valido per cui un apprendistato c'è stato, è rimasto però inadempiuto. Punto. In questo caso invece un apprendistato non c'è stato. Tuttavia, io perché si parli di nullità della causa, devo dire la verità, non lo capisco. Sarà un mio limite, ma non ci arrivo. Nel senso che, fondamentalmente, io co comprendo che la finalità di fondo sia quella iperprotettiva, da mamma nei confronti del bambino, nei confronti del lavoratore, no? C'è una in controluce, viene sventolata sta frode alla legge di fondo, ma è un percorso molto più complicato in verità. Perché è sufficiente andare ad analizzare che cosa le parti hanno fatto normalmente della volontà cartolare siamo in grado di infischiarcene è un indice di carattere presuntivo che però non ci dice esattamente che questo è scritto e voglio dire questo scritto e questo scritto no? quindi non si cambia no, la sostanza sappiamo che nel nostro contesto soprattutto ha un rilievo fondamentale e allora credo che sia opportuno recuperare un percorso che negli anni Ottanta la Cassazione aveva fatto su, rispetto alla disciplina dell'apprendistato vigente Razione Temporis. Cioè, aveva sostanzialmente detto l'elemento caratterizzante del contratto d'apprendistato è la formazione. Se non c'è stata formazione, non c'è stato contratto d'apprendistato. E quindi, più che andare a sindacare i vizi del contratto e quant'altro, semplicemente. Basta applicare un po' il criterio ermeneutico, anche di capire come le parti l'hanno eseguito questo contratto, e alla fin fine si giunge a qualificarlo aborigine origine come quello che è, cioè un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, perché quantomeno non c'è stato accordo sul fatto di fare la formazione. Magari non si sono incontrate questa, volo questa volontà, e da questo punto di vista, di fatto, si tratta solo di applicare per una volta quel principio di indisponibilità del tipo. Perché poi questo è un problema di sussunzione nel tipo. Grazie. Grazie per la estrema sintesi e l'estrema chiarezza di un ragionamento complesso. E forse il professor Gragnoli. No, mi vuole... complimentavo solo. Passerei la parola, come promesso, alla dottoressa Cimarossi. E e davvero in questa sede come e anche come delegata alla Fondazione Consulenti per il Lavoro che è un soggetto che non pratichiamo abbastanza. Grazie mille per l'invito eh, a partecipare e appunto a questo. A casa. Eh infatti sono emozionata, vi dirò, molto. Quindi per arrivare a quella che è l'attività della Fondazione Consulenti per il Lavoro parto in realtà da un po' più lontano perché eh, i quattro interventi eh, prima appunto di dottorandi e dell'assegnista appunto hanno, eh, mi hanno fatto riflettere appunto su, ehm, su alcune tematiche e eh, in particolare appunto ci rendiamo conto che c'è una grande carenza appunto come è emerso di quelle che sono le competenze digitali per cui le nostre imprese lamentano il fatto di non trovare dei lavoratori adeguatamente preparati ma eh, giustamente, giustissimo ehm, riflettere sull'obbligo dell'alfabetizzazione informatica, su eh, quella che è la prevenzione dei rischi connessi alla digitalizzazione, a questo diritto della formazione continua, eh, riflettiamo sul fatto anche se Appunto, noi che siamo gli operatori quotidiani del diritto, di fatto anche noi di fatto oltre a quello che è un obbligo di formazione continua, dobbiamo anche continuamente continuare ad imparare ad utilizzare, e a digitalizzarci per fare in modo di eh, utilizzare nel modo più corretto le procedure della pubblica amministrazione anche per quanto riguarda, ad esempio, la richiesta di sgravi, contributi e via discorrendo. Um, come diciamo, operatore del diritto vi faccio alcune eh, segnalazioni che eh, fanno diciamo, diciamo, sorridere per non dire altro, perché ad esempio ci sono i casi in cui eh, mi è capitato di trovare degli errori, ad esempio in quelli che sono i file guida delle procedure informatiche che la pubblica amministrazione stessa mette a disposizione. Non vi dico appunto ad esempio per quanto riguarda la procedura della richiesta dei contributi per l'assunzione a termine, la stabilizzazione dei disabili ai sensi della 68-99 e 99, legge regionale, quali sono i problemi informatici che come categoria abbiamo riscontrato e ad esempio per quanto riguarda anche la richiesta di CIGS con ad esempio la causale di fermo pesca, mi rendo conto che è una cosa di nicchia però anche questo si fa, ci sia proprio eh, un errore nel file stesso predisposto alla pubblica amministrazione. L'allegato tecnico che bisogna caricare deve avere un certo tipo di nome e il nome che eh, mi indica la procedura informatica, se io seguo le regole, è sbagliato, non me lo carica per un problema ad esempio di underscore, cioè trattino basso, trattino alto. Bisogna fare delle prove e vedere cosa accetta il sistema per fare in modo ad un'impresa di prendere questo tipo di integrazione salariale. Quindi capite bene che eh, anche per quanto riguarda noi, proprio capire anche che strumenti utilizzare questi limiti, oltre a studiare quelle che sono le norme, la giurisprudenza, dobbiamo anche ragionare su questa prassi veramente informatica. E passo e chiudo, non mi dilungo. Eh, passo invece appunto a ehm, quella che è la tematica della formazione, quindi in particolare di che cosa si occupa eh, Fondazione Consulenti per il Lavoro. Questa eh, fondazione eh, è, è stata creata dal Consiglio nazionale perché eh, di fatto quella che era la riforma Biagi, quindi il decreto legislativo 276 del 2003, all'articolo ehm, 6,2 ha previsto che il Consiglio nazionale poteva costituire una fondazione o comunque altro eh, ente che avesse personalità giuridica che poteva svolgere l'attività di intermediazione di manodopera. Per cui il Consiglio nazionale ha creato questa fondazione, Fondazione Consulenti per il Lavoro che ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale nel 2007, rispetto a quella che era eh, l'iniziale razio della Costituzione, quindi il fatto di permettere di fare intermediazione, l'attività della Fondazione negli anni si è ampliata. La Fondazione di fatto ehm, svolge il proprio operato per il tramite dei consulenti del lavoro delegati. In tutto il territorio nazionale, per cui appunto ogni consulente del lavoro che è in regola con la formazione obbligatoria, eh, che è in regola ovviamente con eh, il versamento delle quote di iscrizione all'albo e eh, i versamenti ovviamente contributivi, può essere delegato Fondazione Consulente del Lavoro. Che cosa fa questa eh, Fondazione? Che cosa fanno i delegati della Fondazione? Eh, svolgono diverse attività per quanto riguarda le politiche attive per cui le attività principali sono ad esempio l'attivazione dei tirocini formativi in tutta Italia, tranne la regione Friuli-Venezia-Giulia, e eh, per quanto riguarda questi tirocini eh, vi segnalo che in particolare quest'anno c'è un gravissimo problema, perché eh, ad esempio per quanto riguarda l'Oial, che è un ente formativo che ben conosciamo qui in regione, per una scelta politica non posso, così ci è stato detto, infatti vogliamo approfondire, non è possibile attivare i tirocini estivi. Abbiamo fatto la richiesta all'Università di Trieste ehm, per quanto riguarda l'attivazione di un tirocino estivo, ci è stato detto che era troppo difficile per loro e bisognava passare per i curricolari. UniUD ancora non si è espressa. Attendiamo, oh, <ride> attendiamo. <ride> Quindi diciamo in Friuli Venezia Giulia un delegato per la fondazione non può attivare i tirocini formativi. Bene, che cosa altro si può fare? S possiamo svolgere appunto quelle che sono delle politiche attive eh, per il lavoro, per cui possiamo seguire questi, che, eh, questi soggetti che sono disoccupati, inoccupati, che eh, stanno percependo reddito di cittadinanza, appunto. Che Ehm, appunto, a breve eh, cambierà natura percettori di CIGS e percettori di NASPI, e possiamo accompagnarli in un diciamo, reskilling nel caso in cui le loro competenze non siano aggiornate con le eh, richieste da parte appunto del mercato del lavoro. Eh, per cui possiamo accompagnare questi soggetti, riformarli attraverso appunto dei piani di formazione. Alcuni piani di formazione, diciamo, sono già prestabiliti, quindi c'è un catalogo della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Questo catalogo appunto prevede corsi in materia di salute e sicurezza, diritto al lavoro, tributario, lingue, competenze informatiche. Ci sono poi, c'è invece la possibilità di creare ad hoc dei piani formativi per le imprese. Perché ricordiamoci sempre che eh, in quella famosa aliquota IMPS che il datore di lavoro eh, come anche sostituto versa mensilmente, c'è il famoso 0,30 per i fondi interprofessionali. Per cui attraverso la stipula appunto di eh, un accordo con un delegato, se l'impresa... Nella denuncia Uniemens ha in particolare come, codice, eh, come ente eh, interprofessionale FONARCOM, noi possiamo diciamo, utilizzare quei fondi dello 030, costruire ad hoc un piano formativo. Consultando appunto anche diversi esperti del settore a seconda di quale tipo di corso l'azienda vuole erogare, e quindi anche in questo modo possiamo erogare formazione. E grazie, e grazie moltissimo anche per questi contributi. Noi avremmo un clip 2023-2024 da lanciare. Cederei la parola per le ultimissime al professor Boscati, a cui direi di chiudere questo incontro. E, um, ai um, partecipanti al corso di aggiornamento abbiamo i nostri manuali da consegnare, i nostri libroni da consegnare. Per chi non può essere qui li ritirerà se e quando supera, supererà il difficilissimo esame che concluderà il corso. Professor Boscati. Grazie. A me non, non resta che chiudere, ringraziando tutte e tutti. Eh, L'ultima, anche tutti gli interventi, cioè, d'accordissimo sul tema qualificatorio, cioè ci incartiamo dove, se andiamo al tema qualificatorio, il problema sì, sì. è risolto, è il famoso ufficio complicazione di cose semplici, quello che c'è in, in ogni... e, e, e altre, le altre suggestioni che, che sono emerse, è eh, che noi abbiamo esigenze sul mercato di certe personalità pubblica e privata. E c'è un tema di programmazione dell'istruzione, anche universitaria, che rincorre l'esistente e non riesce a guardare oltre la siepe. Quindi, voglio dire, parlo per l'università, mia università, voglio dire in generale, insomma, qualche personalità più di una le università le hanno, nel senso che non, non, non riescono a, dire, a, a capire quelli che sono i fabbisogni, forse anche semplicemente per pigrizia. Questo, questo è. Io, francamente, non ho. Non ho nulla da aggiungere se non ringraziare insomma, tutti quelli che dal, dalla prima giornata di clip di quest'anno si sono impegnati in questo percorso fino a tutti i relatori e le relatrici di oggi. E niente, non veramente ogni cosa è superflua anche perché sono già le 19. E quindi. Insomma, sì. Quando, cioè, questo voglio dire, fa parte, prima la, Dottoressa Colombo parlava di conflittualità, no? dove mi, mi, mi ricordava molto l'antisindacalità. Eh, cioè, e, e, e allora volevo ricordare alla collega Zilli quella giurisprudenza che dice che l'antisindacalità rileva anche in termini oggettivi, ancorché io sia un fautore che presenta un comportamento lecito, ci deve essere un abuso del diritto, però in questo caso mi fa comodo l'altro orientamento e quindi insomma la... La, la invito a leggere in maniera ampia il 97 e l'ho probatorio mio, sarà molto ben supportato e quindi credo che, si, che, che alcun giudice potrà darmi torto a questo punto. Va bene, a parte battute, ringrazio veramente tutti. E, e quindi. 2023-2024: passo alla zia che è più preparata di me, eh, ci sarà un'ultima, no, c'è tutto questo. E si inserisce sempre una strategia per dimostrare che io ho qualche idea di come sarà il prossimo clip eh, sul trattamento economico, ma nel dettaglio lei ha tutte le, le indicazioni. e Adesso in, in via di convenzionale le ricevo il microfono. E sempre finisco per le conclusioni delle conclusioni, sarò brevissima. Clip 2023 24 lo annunciamo a Rete Unificate il trattamento economico. Abbiamo iniziato l'incontro di oggi dicendo non perdiamo tempo, che il tempo è denaro e studieremo com'è questo denaro dei dipendenti pubblici. Grazie a tutte e a tutti e ci rivediamo in questi, eh, in questi incontri online. Grazie.